Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Come va? Come va? Benvenuti a questo nuovo format, chiamiamolo così, questa nuova rubrica del Bardo Pieralto. L'Art for Dummies. Beh, come sapete, per chi mi segue già da un po' di tempo, saprà benissimo che sia io sia Enigma in Girl, che è dall'altra parte della stanza, seguiamo e facciamo parte di gioco di ruolo dal vivo da diversi anni, quindi è una realtà di cui vi abbiamo parlato, vi abbiamo accennato, vi abbiamo raccontato qualche aneddoto, qualche segreto, e la musica copre la voce. Allora abbassiamo. Bene, grazie. Oh, grazie The Brox, grazie mille. Va meglio adesso? Va meglio? C'è la musica troppo alta. Allora, bene, scusate, come al solito, essendo la prima puntata, naturalmente ci sono i problemi tecnici, perché è così che funziona, no? Va ancora bene, ragazzi? Molto meglio, grazie, scusatemi. Quindi siamo a questa prima puntata di LARP for Dummies, e quindi adesso arrivo, voglio solo finire di sistemare una cosa. Ecco, ok, ora la musica dovrebbe essere molto bassa, quindi eccoci qua, ecco. Allora, ci dovremmo essere messi un pochino meglio, anzi, scusate ancora, sistemo un'altra cosetta, così il microfono è veramente nel mezzo, un po' bruttino, direi. No, torniamo come eravamo prima. Facciamo così, ecco. Bene, ecco, ci siamo. Siamo pronti. Quindi, LARP for Dummies è un progetto che ho partorito da qualche mese, in qualche mese, ecco, e vuole essere una guida per creare da zero il vostro personaggio di gioco di ruolo. Quindi può essere un format carino da ascoltare per chi è già del mestiere, tra virgolette, può essere un format carino da seguire per chi già pratica il gioco di ruolo ma dal vivo, ma non è proprio così esperto, può essere un format carino per chi non ha la più pallida idea di quel che stiamo parlando. Oh, buonasera. Quindi, allora, adesso, buonasera a tutti. Io saluto adesso tutte le persone. Scusate, volevo fare questo discorso introduttivo, e quindi saluto naturalmente Enigma in Girl, che è qui con noi. Saluto Link for Carbon, che per l'appunto sarà uno degli ospiti. Adesso gli introduceremo. E poi saluto il Postino Brutto. Benvenuto Postino, benvenuto. Che tra l'altro, parentesi, Postino è uno degli addetti al mestiere, tra virgolette. E buonasera Zendal, buonasera Love Essence, buonasera Troppolino, buonasera Sgravone, che è naturalmente un altro degli ospiti. Buonasera Alchemistotto, bentornato, e adesso vediamo direi di iniziare a chiamare gli ospiti. Ecco, allora, vediamo un po'. Sì, arrivo subito. Eccoci qua. Partiamo con l'ospite 1. Questa fase, diciamo, vi consiglio di usare la camera dei lord, è più intima e più riservata che la piazza del popolo. Sì, hai ragione. Oh, grazie mille Alchemistotto, grazie mille della sub. Naturalmente, come dovresti sapere, abbiamo gli FX, che puoi mandarmi degli FX audio da caricare per la sub, mi raccomando, e grazie mille, grazie veramente tanto. Zendal,
interverrò di prepotenza perché adesso ho tutti i settaggi lì e non muovo più niente. Ecco. Per l'appunto, Troppolino, esatto. Adesso farò entrare, per iniziare, entrerà il nostro The Brox. Ora, in questa fase di transizione, ho bisogno di un aiuto. Ecco, ok. Allora, presentiamo The Brox. Ecco a voi, The Brox. Eccolo. Buonasera, Poi. buonasera a tutti. Perfetto, ditemi se lo sentite, ditemi se lo sentite, se Mi sentite? Prova, prova, 1, 2, 3, prova, parlo, parlo. dovrebbero sentirti comunque. Parla Si pure, spera. parla pure, parla pure, presentati anche lui, anche The Brox è uno streamer e quindi vi consiglio, insomma, si presenterà, dai, da solo, ti presenti da solo, no? Perché, aspetta, piccola parentesi, scusami. The Brox. Allora, The Brox è uno streamer di Twitch, naturalmente, ha scritto dei romanzi fantasy, durante gli streaming a volte legge appunto i suoi romanzi, a volte suona e a volte gioca, però si racconterà meglio da solo, sicuramente. Ecco, prego. Ci si prova, ci proverò. Buonasera a tutti, come appunto ha già accennato il bardo. Sì, sono anche uno streamer, streamo in realtà da pochissimo tempo. Ho cominciato i primi di novembre, tempo un paio di settimane per l'affiliazione, poi ho un pochettino cercato la mia strada qua su Twitch, che sto ancora cercando in realtà fra diversi format, tra cui appunto la musica, la lettura, quattro chiacchiere e saltuariamente anche il gioco, ecco. Qua dietro appunto abbiamo un piccolo accenno dei miei romanzi, Eroi e avventure di Eriador, tratti dall'omonimo gioco Che di ruolo. scusami, guarda, mi oscuro per un momento, ragazzi, per farvi vedere appunto la copertina del suo romanzo, giusto? Posso andare? Ah, certo, sì. Questa qui è la locandina del secondo. Un momento solo. Vai, ecco, eccoci. Questa appunto è la copertina del suo romanzo, ma spiegaci meglio tu. Sì, diciamo che Tamburi di guerra è il secondo volume di questa saga high fantasy, se così possiamo definirla, che per ora appunto ci sono due. Vede due romanzi pubblicati su Amazon, il terzo in fase di scrittura dovrebbe uscire, se tutto va bene, per questo giugno, se non per settembre, e sarà appunto una prima saga di cinque volumi, quindi una storia che procederà anche oltre, ecco. L'ho definito high fantasy proprio perché ha un mondo suo, Eriador, ha una sua ambientazione, le sue leggi. E soprattutto dei personaggi che, a differenza magari di alcuni fantasy storici che hanno comunque gettato la base del genere, ho voluto evitare di andare sul classico, quindi dei personaggi, delle semplici persone che poi diventano qualcuno o che devono compiere un'impresa necessariamente, bensì provare a raccontare più storie di vari personaggi, dall'ultimo, per intenderci, a invece qualcuno socialmente più impegnato, proprio per raccontare a 360 gradi quello che è questo mondo. Io intanto sono ritornato e scusami un momento, The Brox, Ci saluto mancherebbe. anche MS Francesca che è tornata e ha lasciato anche una sub e ringrazio, grazie mille per il vostro sostegno, ragazzi, siete bellissimi, io vi amo, sappiatelo, e soprattutto potete lasciare il vostro sound effects da lanciare durante le live. Prego, puoi continuare a parlare, scusami No, ci mancherebbe. dell'interruzione. È il Carissimo. tuo canale, voglio dire. No, vabbè, stavi parlando, quindi dai. Mi sembra carino, ecco. No, no. E quindi niente, appunto, da questo mondo che è Eriador, diciamo, il progetto è di costruirci attorno tutta una serie di brand, tutta una serie di
intrattenimento proprio a 360 gradi. Quindi i romanzi non sono il punto di partenza, sono diciamo una conseguenza che però ho voluto provare a proporre al pubblico, e per ora nel piccolo piano piano sta funzionando, quindi spero di poter proseguire, di poter far appassionare sempre di più le persone a questo progetto, a questa, a questo sogno, e niente. Eventualmente nel caso poi si volesse approfondire l'argomento ambientazione e tutto, magari ne parliamo dopo, anche per non privare del tempo, cioè non sottrarre tempo anche agli altri ospiti. va bene, perfetto, grazie The Brox. E adesso intanto ringrazio Foxy 8 Real che mi ha appunto riscattato un ringraziamento, quindi ti ringrazio e grazie anche per il follow. E adesso direi di fare entrare il secondo ospite di stasera, che è il nostro Link for Carbon. No, ho fatto entrare quello sbagliato, scusami Sgravone. Ecco Link for Carbon, perfetto. Ti puoi levare il mute, già fatto, eccoti. Buonasera, ti ringrazio Bard. Buonasera a tutti, chat, io sono Link for Carbon, potete chiamarmi anche solo Carbon, e anch'io sono uno streamer su Twitch. Da abbastanza tempo, sempre fallimentare sul basso, ma non molliamo mai. Tratto principalmente tematica letteraria legata al mondo dei videogiochi sul mio canale. Logicamente sono anche, da come potete vedere dal mio sfondo, sia un videogiocatore che un giocatore di ruolo. Sono stato anche videogiocatore di ruolo dal vivo, appassionato di fumetti, un po' della cultura nerd in generale. E sul canale tratto principalmente scienze e tematiche correlate tra di loro, collegando per esempio un videogioco come Bioshock al libro che le ha dato origine all'ideale del gioco, che sarebbe La rivolta di Atlas di Andrew Ray. Andiamo a discutere sulle differenze anche sulla filosofia un po' dietro, in modo molto spiccio. Questo più o meno è quello che tratto io sul canale. Logicamente poi c'è sempre un just chatting o una discussione, per lo più, anche se non si disprezza fare riprendere vecchie glorie del videogaming e andare a discutere. Ok, scusami, ti lascio la parola a Bardo. Va bene, perfetto, perfetto. Grazie, grazie mille. E infine facciamo entrare il terzo, ma non ultimo, ospite di stasera, non, o perlomeno l'ultimo, ma non per in ordine di importanza. Abbiamo Sgravone, che eccolo qua, che anche lui è uno streamer. Buonasera a tutti. Purtroppo ultimamente si è un po' bloccato, vero Sgravone? Sì, diciamo, anch'io ho intrapreso questa via dello stream un po' saltuariamente, lo ammetto, però per dei mesi, poi ci sono stati dei problemi, quindi devo saltare un po' tutto. Però, mi sto riorganizzando e forse riuscirò a ripartire, forse, da vedere. Non voglio dire cose che poi non mantengo, quindi, però ci sto provando, ecco, diciamo. Bene, ci auguriamo veramente che tu riparta, perché tra l'altro avevi anche dei format interessanti, devo dire, erano carini, quindi... Sì, no, ora sì, si parlava più che altro di musica e poi in realtà si azzeggiava abbastanza, anche troppo forse. Va bene, ma ci sta. Poi uno, sì, certo, quando è un po' all'inizio deve anche trovare la sua strada, diciamo, e poi... Capirla, esatto. Noi ci piaceva molto l'argomento musica, infatti suonavamo anche noi, si improvvisava lì per lì dei pezzi, però appunto non è così semplice gestirla, lo saprei bene anche te, insomma, portare la musica su Twitch, non intrattiene tanto quanto anche una semplice chiacchierata. Sì, la musica purtroppo non ha per ora moltissimo seguito, perlomeno non tanto quanto altre tipologie, sì, esatto, di altre categorie, ecco. E, però sono anche convinto che piano piano inizierà anche la musica. Sì, anzi, l'ultimo anno secondo me è già cresciuto molto e sono sicuro che continuerà a crescere, perché... secondo me diventerà un po' un punto anche un po' importante per i musicisti in generale. Però vabbè, qui stiamo andando fuori topic. Sì, certo, e sono qui, certo, perché sono amico tuo e ti ho conosciuto sul gioco di ruolo dal vivo, appunto, giocando. Esatto. Se non sbaglio, la prima volta è stata proprio durante una partita, sì.
Non lo so, non lo so. Poi approfondiremo. Sì, mi ricordo bene, eri un sacerdote. Ah, ok, vabbè. Approfondiremo più avanti questo discorso. Adesso, bene. No, volevo dire ai nostri follower, diciamo, a coloro che ci seguono, che praticamente io ho invitato fondamentalmente queste tre persone per parlare degli argomenti di stasera. Stasera faremo quindi un'introduzione a tutto quello che è il mondo del gioco di ruolo e dal vivo, e quindi come farlo, parlando in primis di uno dei generi letterari che ha creato il gioco di ruolo, ovvero il fantasy, perché poi naturalmente il gioco di ruolo si è sviluppato anche in altri generi, ma poi lo approfondiremo meglio nel corso della serata. Quindi per questo argomento, quindi chi non chiamare se non una persona che ha scritto dei romanzi fantasy per analizzare questo punto. Quindi ho chiamato The Brox, ho chiamato un esperto di giochi di ruolo che fa anche il master, giusto Link, se non ho capito male. Non meriterei un esperto a tutto tondo, perché il media è diventato talmente ampio solo negli ultimi 15 anni da essere quasi incalcolabile al momento. Se oggi hai visto sul gruppo Telegram addirittura c'è il gioco di ruolo dei mini pony, e non sto scherzando, ragazzi. Esiste anche quello di Mario Merola, come ho già detto in passato. Quindi pensate quanto è ampio questa tematica. Quindi essere esperto è una parola estremamente grande. Vabbè, già che tu sai il fatto che esistono cioè il ruolo dei mini pony, sei sicuramente molto più esperto di tu me. Tu pensa questo, 10 anni fa Napoli crearono parodia di gioco di ruolo di Callocuttolo, dove i grandi antichi erano sostituiti dai grandi mafiosi italiani. Quello in realtà è molto interessante. Quindi c'è un po' di tutto in teoria. Ok, e poi... Esatto. No, figurati. E poi ho chiamato Sgrabone, appunto, in quanto oltre streamer anche giocatore, vero giocatore di giochi di ruolo dal vivo, per raccontarci un po' la sua esperienza e quello che ha vissuto in questi contesti. Volentieri. Non sono anch'io. Non mi reputo però un esperto giocatore... Te conoscerai molto più persone, però sì, dai, un po' di anni ormai gioco, quindi i miei due sense li posso dare senza ombra di dubbio. E va bene, non è un problema questo, anzi è meglio, anche perché non voglio analizzare stasera il gioco di ruolo dal vivo dal punto di vista delle dinamiche di gioco, eccetera, eccetera, perché quello ci sarà in un secondo momento, ma tanto più dal punto di vista quindi di natura psicologica, emozionale, di natura anche cosa vuol dire stare nel dietro le quinte, sia del giocatore sia dell'organizzatore. Hai provato un po' tutte e due, certo. Sei in piccolo, e quindi direi che sei visto che muoio sempre molto rapidamente, ho provato di più probabilmente il retro da organizzatore. Va bene, ma io inizierei a questo punto a parlare del fantasy, no? Quindi inizierei dando un po' la parola a The Brox. Naturalmente gli altri, se volessero intervenire su qualcosa, lo possono liberamente fare. Cerchiamo solo semplicemente, come dicevo prima nel backstage, di darci un contegno su e non accavallarci troppo, non parlarsi l'uno sopra l'altro, ecco. Però è logico che un po' possiamo intervenire, facciamo una discussione che sia il più trasversale possibile. Tra l'altro invito anche chi ci sta seguendo a scrivere, chiedere, fare domande, nel caso gli sarà risposto, ecco. Prego, The Brox. Ma allora, sicuramente non è facile parlare di fantasy, o quantomeno trovare il punto di inizio senza fare degli spiegoni sulle origini, che però insomma diventa una cosa veramente lunga. Quello che posso dire è che, bene o male, il genere fantasy, ok, viene identificato, nasce come genere letterario un po' tardi,
però c'è sempre stato. Cioè, è sempre stata una parte pregnante della società dell'uomo, la fantasia, la ricerca di mondi immaginari, creature, eroi, e lo possiamo benissimo vedere fin dall'alba dei tempi con le mitologie, con i miti greci, per esempio, dove si parlava di eroi, si parlava di avventure, di viaggi. Basti semplicemente pensare all'Iliade, l'Odissea di Omero, cioè quelli nel loro piccolo, magari inconsapevolmente, quelli comunque sono già degli accenni di fantasy, dove troviamo poi tutte quelle creature che nel susseguirsi degli anni, dei secoli, poi porteranno alla fine dell'Ottocento, o meglio del Novecento, sì, del Novecento, a dare vita proprio a questo genere letterario, chiamandolo proprio genere di fantasia. Che però, comunque, come dicevo, c'è sempre stato. Quello che, secondo me, ed è un mio parere assolutamente personale, quello che ha ispirato la nascita poi del gioco di ruolo forse è stato proprio la ricerca di quel tipo di fantasia che c'era un tempo. Mi spiego meglio. Ai tempi appunto della Grecia, di Roma, ma anche soltanto nel Medioevo, poi con i poemi epici, c'era proprio questa volontà, questa ricerca di vivere le avventure degli eroi di cui si leggeva, di cui si ascoltava, si seguivano le opere teatrali. E quindi con la nascita del gioco di ruolo è stato un po' come cercare di diventare noi stessi quegli eroi di cui un tempo si parlava tanto. E sicuramente Dungeons and Dragons ha dato un'enorme mano a questo genere di intrattenimento ludico ad affermarsi. Ci ha messo molto tempo, perché insomma negli anni, tanti anni fa, era vista come una cosa da sfigati, da, insomma, non aveva la notorietà che ha oggi, purtroppo, però si dice meglio tardi che mai. Ci siamo arrivati. Viaggiare con la fantasia non era visto così da macio. Al contrario, no, al contrario. Ora, se dici che giochi di ruolo sei un figo, cioè, oh, giochi di ruolo, che figata! Un tempo era loser. esatto. Sì, ma in generale comunque, per quanto ora si stia un po' fermando questa cultura del gioco di ruolo, c'è ancora un po' di scetticismo per quanto riguarda il genere fantasy. Chiaro, non per noi che lo viviamo, che lo leggiamo o che lo ideiamo, però dall'esterno è ancora un po' vista come una cosa non di nicchia, ma forse un po' infantile. Quindi tu leggi fantasy, ah vabbè, ma quando è che cresci? No, posso benissimo essere adulto e riuscire a vedere nel fantasy tutti quei messaggi, tutte quelle morali che magari con altri generi non posso trattare. Banalmente, in Un Signore degli Anelli, capostipite del genere fantasy contemporaneo, di sicuro, come non vedere delle allegorie con la Seconda Guerra Mondiale? Ci sono, cioè, se uno poi vuole andare a cercarle, si trovano. Alla fine, comunque, Tolkien in quell'epoca è vissuto. Quindi, voglio dire, penso che l'importanza del fantasy, e poi concludo qui questo piccolo intervento, perché sennò, come dicevo oggi anche alla signorina Enigmind, se non ho dei paletti diventa tragico, quindi me li autoimpongo. Credo che comunque il fantasy sia fondamentale proprio per tutta la vita di una persona, perché da piccoli ci aiuta a sviluppare la fantasia, quindi a vedere ciò che c'è o immaginare ciò che c'è al di là del nostro sguardo e al di là dei nostri sensi. E da adulti ci permette sia di mettere in pausa il cervello produttivo di tutti i giorni, del devo lavorare, devo produrre, devo fare, devo brigare, e quindi prendersi una pausa per rilassarsi, divertirsi, ma al contempo da adulti forse certi tipi di fantasy riusciamo a capirli meglio, perché riusciamo a vedere quelli che sono i messaggi che gli autori hanno voluto inserire. Quello che c'è è un modo, diciamo. Esatto, può essere un modo
carino per lamentarsi o per elogiare determinate cose. Sì, e spesso quando riusciamo a scoprire questo velo impariamo a apprezzarlo ancora di più, perché vediamo sia la parte figa, tra virgolette, la parte fantasiosa, la parte che ci intriga, la parte nerd del fantasy, ma anche tutto quello che c'è sotto, e in qualche modo lo andiamo a apprezzare ancora di più. Ecco, quello sì, giusto? Assolutamente. E allora, intanto volevo un attimo fare una cosa, perché in realtà, anche se non è visibile, c'è una vocina che potrebbe intervenire ogni tanto. Saluta, e vocina, saluta il pubblico. Buonasera, ci sono anch'io, sono qui, sto seguendo e tirando i fili per quel che posso. C'è solo il problema che loro non ti sentono effettivamente. Sì, io almeno qui in chiamata non si è sentita. Se in live l'hanno sentita. Sì, in live l'hanno sentita sicuramente. Un saluto comunque da Enigma in Girl. Ecco. Ciao Giulia. Ti salutano. Sì, buonasera, vi ho sentiti, io vi sento in live ovviamente, perché sono uscita da Discord ovviamente. Sì, perché purtroppo, essendo la prima diretta di questo tipo, ci sono stati dei settaggi da comprendere, da capire. Ora, diciamo, con questa puntata, tra virgolette, che è la prima puntata, ma è come se fosse la puntata zero, ecco, sicuramente le prossime saranno, non avranno alcuni problemi che potrebbe avere questa. Ma è il motivo anche per cui ho voluto chiamare degli streamer, perché sicuramente mi avrebbero dato dei problemi in meno. Quello se... Giusto, ragazzi? Per ora. Per ora. Bene, perfetto, vedete come ci tratta il bardo. Buonasera Lunarpa, benvenuta qui con noi. Allora, quindi abbiamo parlato un po' di fantasy, ecco, mi piacerebbe sentire Link se avesse qualcosa da aggiungere a quello che ha detto il nostro The Brox, ecco. È stato molto esplicativo, anzi, tanto di cappello, perché la verosomiglianza tra il Signore degli Anelli e la Seconda Guerra Mondiale, Tolkien l'ha sempre negata, però tutti l'hanno sempre vista, quindi al lettore scegliere, perché Tolkien diceva di essersi rifatto all'anello del Nibelungo, usando anche ricreando una nuova mitologia, addirittura progettò prima gli alfabeti e la fonetica, e poi creò il mondo per la sua alfabeto e fonetica. E fece una cosa meravigliosa, soprattutto con la creazione di Arda attraverso le musiche. Però è stato il primo high fantasy moderno, ed è indiscutibile, perché autori come Guy Garex per Dungeons and Dragons, ma anche per esempio come Sarapowski per The Witcher, ma anche per Martin con Game of Thrones, hanno preso molto da quell'opera per ricreare il fantasy moderno, e anche antecedenti a lui. Stiamo parlando che è stato il fautore della rinascita del fantasy moderno, perché già se esisteva, come diceva giustamente The Brox, in passato era epica, era mitologia, non era fantasy stabilito come lo concepiamo noi oggi. Lui ha ripreso mitologia norrena, mitologia celtica, l'ha ricreata in un sistema che può funzionare insieme, sostanzialmente, che oggi ha ispirato quelli che noi utilizziamo come nei giochi di ruolo. Il classico Greyhawk di Dungeons and Dragons, il Forgotten Realms, che penso sia l'ambientazione che è inutile che presento, perché qua conosceranno sicuramente tutti. E mi auguro, ecco. Come, scusa, mi è saltato l'audio? Ho detto no, mi auguro. Si spera, perché Forgotten Realms ha ispirato addirittura quella ciofeca di film di Dungeons and Dragons degli anni 90. Che ci hanno fatto io non l'ho mai visto, onestamente. Hai fatto benissimo, perché è un insulto ai giocatori di ruolo, perché è fatto seriamente, quello è il brutto, perché se tu dicevi che era come Your Highness o era come un What We Do in the Shadow, è parodistico, l'avrei accettato. Ma loro veramente hanno creduto che erano seri. Erano seri. Però per dire, sono dal 74 che i giochi di ruolo spopolano, si evolvono. Non è stato solo Dungeons and Dragons, Warhammer come gioco di ruolo non interpretativo, però già di base è uno strategico, dove c'è un mondo, una meccanica in cui un giocatore, se vuole, si può
immedesimare, tanto che ad oggi esistono addirittura i manuali per giocare di ruolo a tavola in quel gioco. In Italia sono usciti negli anni anche giochi di ruolo famosi, un Cine Requie, penso che non dovrei presentarvelo, fatto da dei ragazzi italiani, che ha una bellissima ambientazione moderna dal 1945 a circa il 68, che è stupenda, sembra quasi un libro. Ho un sistema di gioco che reputo abbastanza difficoltoso, con invece dei dadi, con dei tarocchi, ma per esempio già un altro molto più moderno è l'Ex Arcana, come gioco di ruolo, ambientato nell'epoca dei Romani, con una legione che va a caccia dei mostri classici della mitologia romana che devono tenere nascosta la gran parte della popolazione. Quindi un fantasy è esploso, c'è stato un inizio, perché il fantasy vero e proprio rimarrà sempre quello del Signore degli Anelli, anche se in Italia abbiamo esempi come Licia Troisi, per esempio, con le Cronache del Mondo Emerso, anche se giustamente, come diceva prima The Brox, il Signore degli Anelli non è un'opera per ragazzi. Se tu lo leggi completamente con Silmarillion, con l'Hobbit, ha una tematica talmente forte e pesante, addirittura è una mitologia da Morgoth a Sauron, che esula da una semplice comprensione da ragazzi, lo si può leggere a qualsiasi età. Invece una Alice Troise è più un romanzo adatto a un pubblico giovane per approcciarsi al genere, ed è una mia opinione personale, smentitemi per favore, perché insomma Signorelli, secondo me sotto una certa età non lo leggi, perché è proprio a cazzotti nei reni, ti piglia soprattutto i primi libri, poi magari quando inizi a essere ragazzetto e ti piace già quella roba lì, la leggi, ma se no prima secondo me è difficile. Il Signore degli Anelli è anche un linguaggio complesso, non è scorrevole, ti serve, è un ottimo esercizio mentale, dal mio punto di vista, perciò lo reputo più una visione da adulti, perché anche le interazioni e le tematiche, la presentazione delle diverse razze, la loro interazione, sono da comprendere, perché alcune volte presenta dei personaggi, delle situazioni che tu dirai vabbè, succede questo, in realtà ci sono delle motivazioni che ti fa comprendere attraverso già la descrizione dei luoghi per cui fanno delle determinate azioni, e non è per niente da sottovalutare questa tipologia di narrazione, perché ti costringe a fermarti a riflettere, invece di una cronaca del mondo emerso che è estremamente più scorrevole, quello che è scritto, quello è quello che succede. Prendiamo per esempio un'altra tipologia di fantasy, che è quella di The Witcher, che è la versione pigra di Martin. Io la reputo così perché lui ha iniziato nel 93, ha finito nel 99. 7 libri e uno 14 anni dopo. Ma quindi secondo te è meglio o peggio? No, il fatto è questo, che se si mettono insieme sono è un autore completo, perché Martin si perde nei dettagli. Fa un solo libro ti scrive in un solo libro 10 capitoli di una guerra, che era la guerra degli angeli, come la vuole chiamare lui, la guerra dei draghi all'argento, però ci perde 10 capitoli. Saraposchi sa che fa? Spara la supercazzola. Lui era, quella è la guerra di Pdor, figlio di Khmer, però non ti spiega un cazzo. Così, no, sincero, c'è una parte del calendario, quando leggevo i libri, che mi ha ucciso la salute, perché era l'anno zero del loro calendario, è la resurrezione. Non ti dice che è sto risorto, non ti dice cosa è successo e perché c'è l'anno zero. Niente, il calendario esiste, punto, non mi fate domande. Esatto. Non ha neanche fatto una mappa del continente, dice che tutto si evolve nella sua testa. 14 anni dopo che ha finito l'opera, ha detto che è ancora in evoluzione. Ma che dico? Quindi immaginate, se lui e Martin si mettono insieme, forse fanno un autore completo che riesce a essere sia sintetico che anche dettagliato nel minimo necessario. Però ci sono tante tipologie tra letteratura. Cosa è successo? Fermi tutti, abbiamo avuto un crollo? No. Scusate un momento, abbiamo... qui la moderazione nel frattempo ha creato del caos e sono crollati, adesso cerchiamo di risolvere. Intanto colgo l'occasione per ringraziare Tenacious90 per il follow, si accomodi nella taverna. Foxy8Real, vuoi entrare in diretta? È un po' un problema, la diretta con ospiti ben precisi, organizzata. Ecco, se magari mi contatti in privato, mi spieghi un po' cosa vorresti dire, cosa vorresti fare, magari organizziamo qualcosa. Ecco, perché no? Perché no? Intanto sto cercando di capire cosa è accaduto qui. Momento, ragazzi, scusatemi. Allora ragazzi, scusate un attimino, solamente un attimo, che cerco nel frattempo di sistemare questo problema, e vediamo un po'. Allora,
Indando. Arrivo subito. Arrivo. Eccoci qua, ragazzi, scusate. Talk, qualcosa, e poi mi ha oscurato tutto. Sì, sono successi dei problemi in fase di... Stavamo... Insomma, cercando di sistemare una cosa, è successo il caos. Ecco. Allora, un momento che vi faccio rientrare online adesso. Ora, naturalmente, abbiamo perso la configurazione, come supponevo. Io intanto vi farei continuare il discorso mentre io cerco di sistemare i problemi. Ecco, naturalmente è il bello della diretta, diciamolo così, dai, sdrammatizziamo sopra, no? Sì, può capitare. È giusto così. Sì. Continuiamo pure con il discorso che stavamo facendo, ecco. Stavo facendo solo un confronto tra le diverse opere e... Poi, ora, se posso attaccare anche sui giochi di ruolo, su questo avviso, già dagli anni '80 si vede il passaggio tra il fantasy classico nei giochi di ruolo, con i loro problemi. Basti pensare che gli Halfling all'inizio erano gli Hobbit, solo che infrangevano il copyright sostanzialmente, come il diavolo della fossa in D&D era il Barrog. Sostanzialmente, e tutto di questo alla fine ha portato alla modifica di un media basandosi anche su mitologie aperte a tutti, addirittura da Dungeons & Dragons, a causa di questo cambio da sostituire con i Barrog ai demoni e tutto il resto correlato, diavoli, ebbe addirittura negli anni 80-90 una parte dei cattolici e degli ortodossi che andavano contro questo media, ponendo il GDR, il gioco di ruolo in generale, come qualcosa di malevolo, affidato, affiancato quasi a un pseudo satanismo moderno. E non sto scherzando, potete trovare tutto su internet, ci hanno fatto anche un film parodia e dei fumetti per far smettere la gente di giocare di ruolo, per dire quanto era arrivata la paranoia. C'erano addirittura campagne religiose che andavano contro contro i giocatori di ruolo, solo perché è immaginabile anche, dai. No, solo perché nel manuale di Dungeons & Dragons si parlava di magia e stregoneria. Sì. E c'erano figure che loro ritenevano sataniche, non prese dal folklore classico. E gente che ignorava la loro stessa religione, perché addirittura alcune immagini prese praticamente dal cristianesimo le associavano a queste cose. Quindi alle volte è l'ignoranza proprio del media che fa parlare le persone. Ed è, se ci pensate, ringraziando negli anni, c'è avuto con l'avvento di internet, ma anche con la cultura di massa, questa cosa è andata molto a morire, perché hanno capito semplicemente che è un gioco, non è qualcosa di assurdo al di fuori della realtà, che comporta a isolarsi a fare cose strane. No. Si gioca con degli amici e si lanciano dei dadi sostanzialmente a tavolo. O in LARP ci si veste come delle figure fantasy, non è niente di astruso, niente di malevolo, per dire. Però all'epoca più o meno c'era questa concezione che si doveva combattere questa moda. Sì, cioè, LunaRP ha scritto, ancora adesso c'è chi ci crede. Infatti... Mi sono arrivati racconti, diversi live, LARP, interrotti da... Perché erano state mandate segnalazioni di rituali strani, che magari erano stati fatti, ma per finta, ovviamente. E quindi arrivano ai carabinieri. No, perché la gente, se gli dici, ragazzi, è pseudo-interpretazione teatrale, non capisce. Perché per loro il teatro improvvisato non è neanche quello da strada, è quello fatto proprio in teatro. E va bene, sì. Questa non è ignoranza, ragazzi, perdonatemi, correggetemi. Vabbè. È una cosa nuova, ci sta anche la gente si sorprenda, secondo me. Tanto, non è mai successo niente di male, quindi alla fine si parla di comunque, un'interruzione, via. Sì, comunque era anche per dire che nonostante c'era una comunità contro, negli anni 80 si sono diffuse altre tipologie di giochi, penso che solo quelli da tavolo, penso, se cito HeroQuest... Penso tutti. Bello, è il mio primo, è il mio primissimo. Esatto. E paradossalmente non l'hanno più ripubblicato, perché la scatola originale ora te la vendono a 250 euro qua.
E penso che siano dei giochi da tavolo a tema gioco di ruolo con possibilità di interpretare migliori in assoluto, nonostante sia uscito nel 92. E già questo, con l'uscita di Warhammer 40.000 e Warhammer Fantasy, ha permesso anche alla modifica di ambientazioni high fantasy classiche. Basti pensare a quella che oggi noi conosciamo come steampunk, dieselpunk, atomic punk, cyberpunk. Cyberpunk 2020 uscì nell'87, se non ricordo male, ispirato al neuromante di Gibson. Penso che voi lo conosciate, quel libro, che è stupendo. Addirittura già si ipotizzava Internet, come chiamato la matrice, se ricordate. Io sono ignorante in questo argomento. No, Cyberpunk era per collegarlo al gioco di Cyberpunk 2020 e come poi tutte queste generi che erano da prima letterari, erano televisivi, anche pseudo fumettistici, come erano i fumetti degli anni 80, cominciarono a diventare tematiche per essere interpretate. Cominciarono a nascere il gioco di Call of Cthulhu, dove finalmente uno può interpretare il povero Cristo che andrà a uscire pazzo contro i grandi antichi. Cominciarono a uscire ambientazioni come agli anni 2000, come Eberron, dove si mischiava lo steampunk col magic, con la magia, col fantasy classico, creandosi una nuova tematica dove logicamente non era più il Forgotten Realms, dove la magia doveva essere isolata a poche persone, ma abbiamo un mondo dove la magia è comune. Che facciamo? Ci facciamo i soldi, creano le corporazioni e usano i loro poteri particolari per creare tecnologia e venderla, sostanzialmente. Ed è un esempio blando. Ci sono anche ambientazioni vittoriane stupende, ambientazioni come quelle di Call of Cthulhu, per esempio, intorno agli anni 20, che sono spettacolari anche da interpretare. Io ho avuto modo di giocare dal vivo a Call of Cthulhu con gli abiti dell'epoca ed è stata un'esperienza stupenda, soprattutto con dei master capaci, ma anche da tavolo, l'interpretazione, il terrore, il fatto che per una volta tu non possa sconfiggere a prescindere il nemico e devi batterlo d'ingegno. Quasi sempre si finisce pazzi e morti, ma sì, certo. Purtroppo. Per l'appunto, ma dice romantica, dice Zendal 79 che io sono 20 anni che gioco di ruolo cartaceo e ho notato che tutto deriva dalla letteratura. Perché è un media molto antico e molti già lo facevano, basta pensare ai balli in maschera, alle interpretazioni teatrali che facevano le scenette durante i balli già nel 1700-1600. Non sono cose nuove, solo che si è perso la voglia di farlo. Era una cosa isolata a poche persone altolocate che aveva letto, oppure erano i dandy del 1800. Sapevano quello che facevano, però era il popolino, se scusatemi il termine, non se ne interessava, non riusciva a comprendere e li reputava strani o eccentrici. Oggi che è di uso comune, è già un altro discorso. La diffusione ha permesso anche a molte persone di reinventare una tematica, di reinventare un gioco, come ho portato prima l'esempio di Sine Requie, Apocalisse Zombie, 1945, sbarco in Normandia, gli americani mettono piede sulla terra, tutti i morti della terra risorgono. Questo è l'inizio, questo è l'incipit. E poi si evolve, la Chiesa prende possesso dell'intera Italia e crea il Sanctum Impero, la Germania rifonda un nuovo Reich e si chiude, il cyberpunk nasce in Russia in quell'ambientazione, perché si isola, creano le città fortezze e creano i cyborg per contrastare i morti. Gli Stati Uniti letteralmente si autodistruggono, c'è un sistema di burattinai per mondi paralleli, l'Egitto si alzano le mummie con i poteri delle piaghe d'Egitto. Quell'ambientazione è stupenda, però è completamente rifatta da zero, anche su base, consiglio anche di leggerle, perché alcune volte sono delle proprie letture davvero interessanti, anche solo per concepire un nuovo genere. Cyberpunk, quando uscì, ripropose di nuovo il genere non solo letterario ma anche interpretativo, provava a spiegare determinate meccaniche, come dovevano funzionare. Tutto in evoluzione. E poi ci sono anche i giochi parodistici, come quelli citati prima di Mario Merola, che è stupendo, dove ogni santo, ogni personaggio ha un santo, per esempio, e se tu, avversario, riesci a bestemmiare il mio santo, io poi sbatto a terra svenuto. O c'è il gioco di ruolo di Call of Cthulhu, dove devi riuscire a sconfiggere i mafiosi. E per dire, ce ne sono tante di queste cose, parodistiche o meno, ma sono divertenti anche solo per passare una serata, per divertirsi. No, certo. E vorrei dire che hanno inventato anche sistemi di gioco divertenti, perché Mario Merol e Calocco si giocano con le carte napoletane da 1 a 10, non si sono date. È un di 10 sistema parlocco, scusami. Poi ci sono altre mondi e ambientazioni, come Mondo di Tenebra, sia Vampire the Masquerade col vecchio Mondo di Tenebra che Requiem, e Nuovo Mondo di Tenebra, dove c'è un nostro mondo attuale, se tutte le creature del soprannaturale esistessero, ma solo tu non lo sai, o almeno la popolazione umana non lo sa, che è un investigativo dove puoi interpretare sia la creatura soprannaturale sia l'umano che ha visto qualcosa. E ci sono tanti manuali paralleli, tipo Storie di Fantasmi, che si rifà un po', se conoscete la serie TV Supernatural.
o True Blood, che sono praticamente, True Blood è stato preso palesemente da Vampire the Masquerade del 90, e per dire solo che media c'è dietro, addirittura su, per esempio, prendiamo Dungeons & Dragons, hanno scritto R.A. Salvatore, stanno uscendo in edicola, ve li ho detto perché a 2,90€ prendeteli ragazzi, sono libri e vale la pena. Ha scritto un'intera serie di libri su Drizzt Do'Unanor, Vampire la Masquerade ha altrettanto libri, Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 hanno libri, che purtroppo in Italia sono usciti solo 3 o 4, noi sono riusciti a recuperare solo 2, e per dire, quindi dal media alle volte non è solo che il gioco nasce dalla letteratura, ma la puoi ricreare, perché tu stai dando a delle persone che hanno creato un mondo, hanno creato un media, ora stanno rielaborando il loro mondo per regalarti anche un'opera finita. Ecco, ti interrompo qua un attimo, Link, perché questo discorso che stai affrontando lo vorrei approfondire meglio fra poco, sì, se non ti dispiace. Scusatemi, quando attacco... No, ma tranquillo, ma hai tutta la mia comprensione, hai perfettamente la mia comprensione, perché capisco che quando si entra in... passioni, in quelle che sono le nostre passioni più profonde, e quando la lingua si scioglie inizia a andare e non smetti più, ne sappiamo qualcosa, io e Enigma in Girl abbiamo tediato più di una persona per ore di viaggio raccontandogli dei live, ove i live sono appunto i giochi di ruolo dal vivo, noi li chiamiamo live perché sono fatti appunto dal vivo, ecco. E intanto ci sono un po' di commenti, tipo il postino brutto che ricorda le città alveare in Russia, Zendal che dice i vampiri prende spunto dalla Bibbia di Caino e la sua maledizione. Poi giustamente come, scusami? Masquerade prende lo spunto di Caino come primo cainita, primo vampiro. Esatto. E su Vampiri the Masquerade arriva Lord Berto Chaos, perché tra parentesi Lord Berto Chaos ha fatto per un periodo, ci ha masterizzato appunto la Masquerade di Vampiri, quindi sembra quasi fatto apposta, ecco. E Lunar dice GDR racchiude così tanti elementi positivi che non riesco a capire come non si possa apprezzarlo, e io sono d'accordo con lei, perché diciamo al giorno d'oggi sono stati sviluppati talmente tanti tipi di gioco di ruolo che è quasi impossibile non trovare il gioco di ruolo che può essere adatto a te, ecco. Non so se siete d'accordo con me voi, ma io ho questa idea, ecco. Sì, conosco persone che mi piacciono, non lo so, non te lo so spiegare nemmeno io come sia possibile. Secondo me è pigrizia, probabilmente è pigrizia. Ma se uno si interessa lo scopre e alla fine trova qualcosa che gli piace. Io ho avuto una brevissima, brevissima esperienza in campo teatrale, no? Ma proprio breve, ma molto breve. Perché ve lo dico così, raccontiamo questo fatto, era una vecchia fiamma del passato che faceva teatro, prima mi convinse a provare a fare teatro, io iniziai, provai, mi stava anche piacendo, e poi mi disse, ma il teatro lo sento come una cosa mia, e mi sento a disagio se ci sei anche te, allora... Vabbè. Grazie. Grazie, vabbè. Ma infatti è una fiamma del passato, ecco. Quindi vabbè, era giusto per smorzare un attimo, una battuta per smorzare un attimo. E ma quindi l'ha portata live o no poi per dopo? No, ecco, tutto ciò è successo prima che io conoscessi live. Ah, quindi, okay. Esatto. Sviluppa la creatività, porta a interessarsi ad arte, letteratura, musica, e è un'attività che aiuta a socializzare anche chi può avere difficoltà a farlo. E sono perfettamente d'accordo con te, Lunarpa, infatti sì, trollato e frenzonato, esatto. E quello che dicevo dell'esperienza teatrale è che appunto tante volte le persone si trovano di fronte a delle barriere con timidezza, chiamala timidezza, chiamala insicurezza, chiamala, la possiamo chiamare in diversi modi dal punto di vista psicologico, anche se di psicologia io non sono certo un esperto, però sicuramente, ecco, secondo me alcune persone provano anche dei blocchi
occhi nel confronto del, nei confronti del gioco di ruolo, perché magari hanno difficoltà a esternarsi con gli altri, ecco, in qualche modo, perché l'interpretazione durante il gioco di ruolo è una componente molto importante e che apporta al gioco un valore aggiunto, ecco, certo. Secondo me. Ecco, no, questo chiedo anche soprattutto al Link, visto che è l'espertone del gioco di ruolo, ecco. E... è saltato l'audio. Chi è che lo chiedi questa cosa? Al Link chiedevo. No, mi è saltata proprio la domanda. Ho capito dove parlare con... Sì. Ok, no, stavo dicendo che appunto tante volte... E è proprio la componente emotiva, appunto, chiamala timidezza, chiamala insicurezza, che in qualche modo blocca la persona, soprattutto nei confronti dell'interpretazione, e questo naturalmente porta anche a una riluttanza verso il gioco di ruolo, ecco. Mi hai capito adesso? Sì, ho capito. Mi hai posto la domanda... perché una persona non si vuole avvicinare al gioco di ruolo in generale? Esatto, stavo discutendo di questo argomento qui, per la precisione. Sì, questo l'avevo capito, non avevo capito lo scopo della domanda, però posso solo ipotizzare, credendo, vedendo negli anni come si approcciano le persone, chi si approccia solo per seguire gli amici, la massa, chi ne ha proprio disinteresse nell'approcciarsi, chi invece... non le ne tiene, poi ci gioca una volta e all'improvviso ne sa più di te il giorno dopo. Penso sia anche una questione caratteriale dovuta anche un po' alla cultura di massa, alla moda, alle compagnie. Logicamente, se un amante non è detto che un lettore, un amante della letteratura, debba anche interessarsi al gioco di ruolo, però è più portato attraverso la fantasia a immedesimarsi, perché conosco molte persone che dicono di giocare anche di ruolo, in realtà l'unica cosa che fanno è muovere la pedina sul tavolo, neanche provare a interpretare e tirare i dadi solo usando la scheda, senza neanche impegnarsi più di tanto, perché loro intendono come gioco di ruolo semplicemente come un gioco da tavolo, con una griglia e delle pedine che si muovono e un povero Cristo che ha scritto una storia che deve risolvere. In realtà, dopo tanti anni di gioco, sono delle idee che il sistema di gioco può cambiare, può variare, in realtà sia l'interpretazione del personaggio la fase principale, che rende sia il master orgoglioso di perdere tempo a scrivere una storia, a migliorarla, nonostante che sia sua o sia un'ambientazione preesistente, ne vedi scorrendo, ed è anche un po' l'approccio iniziale, come la si prende. Molti di noi avranno avuto anche l'esperienza di, la prima volta che giocano, immedesimavano loro stessi nel personaggio e non ammettevano che sbagliasse. Quante volte, ragazzi, non siamo sinceri, pure a me è capitato di litigare perché succedeva qualcosa di sbagliato al proprio personaggio. Sì, anche di discutere col master. No, master, io volevo fare questo perché il mio ladro è sempre furtivo anche mentre dorme. No, amico mio, dopo anni sono alla conclusione che sono io stronzo giocatore, che devo specificare, devo interpretare il mio personaggio, e che non, essendo un essere anche di fantasia ma un essere realistico, non può stare accucciato col coltello anche mentre dorme. Quindi esatto, anche... se l'avesse interpretato in quel modo, magari te lo sapevi e sarebbe successo. Per dire, quindi alle volte anche l'approccio iniziale erratico, intendere, soprattutto in tempi moderni, mi è capitato che molti lo intendono come un videogioco da immaginare. È sbagliato. No, non come qualcosa da recitare, da interpretare. Perché molti vogliono giocare per vincere, quando in un gioco del genere non si può vincere sostanzialmente. Sì, sì. Una volta che l'hai fatto compreso, cambia la loro ottica e probabilmente o se ne andranno o giocheranno. È un po' è soggettiva come cosa, quindi dire assiduamente perché qualcuno si avvicina o meno al gioco in realtà è da chi te l'ha fatto, chi te l'ha introdotto e come l'avete affrontato. Perché può essere anche che c'è chi dopo 10 anni riprende a giocare perché dopo l'esperienza iniziale, che è stata noiosa, litigiosa, orribile, rincontra un gruppo di giocatori più tranquilli, già esperti, che sanno come affrontare le situazioni, sanno che non ne vale la pena di litigare per un pezzo di carta che si può strappare, gli spiegano anche grandemente, guarda, è inutile che ti impersoni perché alla fine è un personaggio, è umano, può fare figuracce, può morire, può fallire, e non si arrabbiano. Perché molti hanno questa, a un certo punto si immedesimano talmente troppo nel personaggio, soprattutto all'inizio, e
non fanno più differenza tra loro stessi e il personaggio. Tipo, questa inizia a essere un po' grave. No, no, capito. Perché ne te ne rendi neanche conto. Non te ne rendi neanche conto. Perché non stai più interpretando, stai facendo te stesso, sostanzialmente. Ok. Pensate che io ci sono rimasto talmente sotto che ho iniziato a streamare facendo un personaggio di LARP. Esatto. Quindi, comunque, intanto nel frattempo abbiamo avuto un po' di commenti, no? Vabbè, a parte Lunarpa che mi dice se ho detto alla vecchia mi chiede se ho detto alla vecchia fiamma di esplodere, e in effetti sì. Alla fine è successo. Ecco, poi è entrato iDrum, che saluta tutti, saluta anche Link. Appunto, vi siete salutati. Ok, Zendal dice che molti al contrario riescono a sbloccarsi dovendo uscire dai propri schemi sociali e si trovano meglio a interpretare un personaggio fuori dagli schemi. È vero anche questo. Cioè, sì, il gioco di ruolo in realtà... Esatto, il gioco di ruolo in realtà è una cosa... Ecco, un'attività sociale, perché così possiamo definirla, dai, direi, talmente ludica, talmente evoluta, talmente complessa, che tanti giocano, le persone giocano per i motivi più disparati, e allo stesso modo chi non lo apprezza per i motivi più disparati, ecco, possiamo dire anche questo, perché per esempio io ricordo che quando ho iniziato, io mi sono avvicinato per esempio al mondo del gioco di ruolo e al fantasy, soprattutto nonostante naturalmente ci fosse una, in qualche modo, una passione recondita, comunque vada, mi ci sono avvicinato a quando ho iniziato a giocare appunto live. Io ho iniziato a giocare live perché mi hanno raccontato come funzionava e mi sembrava una figata pazzesca. E allora ho detto proviamo. E dopo i primi live la cosa che mi piaceva veramente era dover fare tutto nella realtà, e quindi in qualche modo era anche un mettere alla prova se stesso, no? In tutta una serie di situazioni che normalmente nella vita almeno che stanno vivendo le nostre generazioni non ci troviamo a affrontare, tipo dover scappare da qualcosa, tipo dover nascondersi in un bosco, tutta una serie di, diciamo, di azioni, attività che solitamente non facciamo, semplicemente andare a raccogliere la legna per poter accendere un fuoco, esempio. Quella è la prima cosa che mi ha attirato di tutto il gioco. Poi vabbè, poi piano piano, sono ora dovessi dire perché gioco di ruolo, inizierei a parlare adesso e smetterei probabilmente domattina, ecco. Stiamo perdendo, mi sa. No, il live sta parlando, siamo okay. Noi, sì, non lo sentiamo. Sì, esatto. Adesso mi sentite tutti? Sì. Ok, perfetto. E allora, poi... Ok, vediamo, sto guardando se ci fossero dei messaggi interessanti da leggere. Per me sarebbe estremamente terapeutico, anche se un po' mi spaventa. Ragazzi, il gioco di ruolo io consiglio a tutti di provarlo. Se non ve la sentite di provare quello dal vivo, comunque il cartaceo. Provate. No, ragazzi, fatelo dal vivo, merita, fidatevi. Dal vivo esatto. Merita. Esatto. Almeno una volta. Poi magari dici non fa per me, però almeno una volta prova. Sì. E non c'è solo il fantasy del vivo, ragazzi. Esatto, sì, c'è un sacco di ambientazione. Sì, esatto. Per l'appunto il citato richiamo di Cthulhu, che ha citato appunto prima Link for Carbon, sarà, ne parleremo anche la prossima settimana, giovedì prossimo, perché avrò un ospite di un'associazione di gioco di ruolo dal vivo che trattano proprio il richiamo di Cthulhu, ambientato negli anni 30 in Italia durante il periodo di Mussolini e di sta gente qui, ecco. E quindi Link, se ti interessa, ti invito a, ecco, mi piacerebbe io accetto volentieri l'invito, questi progetti mi interessano tantissimo. Bene. E sono felice, certo, di diffondere la cultura del gioco di ruolo anche in generale, perché non è, dicendo cultura del gioco di ruolo stiamo dicendo tutto il pantheon
di cose attorno che è veramente ampio. Certo, sì, sono d'accordo e sono il primo, infatti ho lanciato appunto questo format apposta proprio per far conoscere. Poi tra l'altro il LARP, o chiamato anche gioco di ruolo dal vivo, è anche una nicchia, è ancora più di nicchia rispetto al gioco di ruolo, tra virgolette, no? Anche se anche il LARP si sta diffondendo molto, purtroppo è forse un po' frenato dal cosplay, un po'. Però anche lì è tutto un altro, è un discorso vasto, molto complesso, perché ci sono cosplayer, per esempio, che giocano anche, che fanno anche i LARP, ci sono altri che odiano i LARPer, cioè ci sono gli ambiti e i pensieri più disparati anche, ma perché giustamente stiamo parlando di un qualcosa che in qualche modo, ecco, ora sto perdendo le parole, stiamo parlando di un qualcosa che è talmente vasto, talmente prende talmente tanti campi, sia della psiche che degli ambiti sociali, che è difficile andare a trovare delle specifiche motivazioni per ecco. Ragazzi, parlate un attimo. Mi senti? Ci sentite? Sì? Ci sente più. Ci senti? Ci senti? Sono usciti fuori. Allora, voi ragazzi, parlate un attimo, perché ho un problema. Pulino c'ha ragione. Ma io, naturalmente, stasera riempio il bicchiere e torno. Ce li ho, arrivo, torno subito, perché non vi sento in questo momento, ma torno subito. Perché in live sono sicuro che noi ci sentiamo, si sente il nostro audio, però non ci riusciamo a sentire tra di noi. Io poi vi sento, e lui mi sa che non sente noi, perché io lo sento. Comunque, io ho una domanda per De Bro, perché ora, per chi c'è in chat, io loro due non li conoscevo, cioè ci ho parlato mezzo secondo l'altro giorno, però non li conosco loro due, gli altri due ospiti. E volevo chiedere, perché non ho capito, se te hai giocato giochi di ruolo, cartaceo, dal vivo? Allora, dal vivo non ho mai giocato, anche se mi è sempre incuriosito, solo che qui dove abito non ci sono, o meglio, non conosco gruppi di gioco di ruolo dal vivo. In compenso però gioco cartaceo dal 2006. Ah, ok, quindi giochi cartaceo. Infatti sì, non ho capito se alla fine, oltre a scrivere libri, quindi farai master, immagino, se scrivi. Sì. Inizialmente è stata un po' una condanna, perché avevamo provato a giocare e va: ah, ma te, ma sai interpretare bene i personaggi, sai fare tutte le voci, fallo te il master. Ah, quindi non l'hai neanche scelto. Vabbè, detto, tieni, fallo te. Inizialmente non l'ho scelto, poi mi ha appassionato talmente tanto, solo che la scena fu questa: provai a giocare a D&D, dissi no, via, e mi sono messo a inventare dei giochi di ruolo sul momento per far giocare le persone in modo molto molto easy, molto veloce. Ma guarda, questa cosa qui l'ho riscontrata anche io, perché non sono onestamente un grandissimo fan del cartaceo. Il LARP mi piace tantissimo, però il cartaceo, ma a volte sì, a volte no, dipende molto dal gruppo, comunque sia mi piace molto meno. E una cosa che di D&D che odio è che è troppo dettagliato, cioè secondo me appunto il gioco di ruolo deve essere di ruolo, quindi si va bene avere magari le class, qualcosina, però deve essere tutto lasciato più al ruolo e meno ai dadi e tutti quei meccanismi. Poi si creano i power player, come diceva prima Carbon, e non pensano a ruolare, ma pensano solo a sgravare, tirando 30 di 20 e tirando tutto. Esatto. Più boost. Allora, sono tornato, scusatemi, sono tornato. Ho avuto un attimo un problema con l'audio. Ecco, risolto, tutto risolto. Bene, potete continuare. Comunque sì, sono d'accordissimo, ma infatti quello che ho sempre cercato anche nelle storie che inventavo, nelle
che poi campagne no, perché proprio cercavo di inventare delle storie, quindi da un punto A a un punto B, come comincia questa storia, come potrebbe finire, e poi tutta una serie di micro espansioni, certo, che buttavo lì, che facevo, cercando di dare la possibilità alle persone tanto di portare avanti i personaggi fino all'ultimo, quanto di seccarglieli, per intenderci. Però era proprio tutto l'interpretazione, era ok, ti sei scelto questo personaggio, provaci. Ma io non l'ho mai fatto. Perfetto, non c'è problema, vuoi iniziare a parlare in terza persona, perché allora il mio personaggio entra, fa... Vabbè, all'inizio, se ti senti tranquillo o tranquilla, fai, però poi viene spontaneo, che se ti giochi l'orco entri, allora, dov'è la carcassa? Cioè, sì, proprio, certo, ti viene spontaneo. Certo. Allora, poi, scusate un momento, vi volevo interrompere perché c'è una questione importante da dirimere, ovvero che hanno riscattato di farci bere, dobbiamo bere. Dobbiamo bere. Sto bevendo, quindi, quando apri il bicchiere, ecco, quando te quindi, non ci sentivi. Ecco, ecco, per l'appunto, quindi salute, salute a tutti. E questa è una cosa importante, è una cosa importante. Bisogna sempre essere datati. Stavo dicendo, un pensiero mi era venuto anche in mente prima, tra i vari discorsi, che tra il cartaceo e quello del gioco di ruolo dal vivo... che si diceva magari qualcuno è facilitato nei rapporti sociali attraverso il gioco di ruolo, secondo me è una cosa che è proprio opposta nei due giochi, perché nel cartaceo giochi con amici, è una cosa più intima, quindi magari comunque sia stai giocando con delle persone che conosci e che ci trovi bene, quindi ti butti anche di più. Invece magari chi ha più difficoltà a socializzare, diciamo così, ora non è che deve essere una cosa grave, però magari è più timido, nel gioco di ruolo al vivo sono molti più giocatori e probabilmente la maggior parte non li conosci all'inizio, ovviamente poi conoscerai se continua, e lì magari è più difficile, che tra l'altro un problema che ho avuto anch'io i primi live, che buttarti e fare male, come dici te, sei l'orco, entri in locanda e fai verci, perché un conto lo fai con i tuoi tre amici, un conto è entri in una locanda per davvero, c'è 20 persone verci in viso a loro, insomma c'era un carattere un pochino più espansivo per farlo subito. Sicuramente. Quindi sì, è una cosa, secondo me sono proprio opposti su questo lato qua i due giochi, anche se sono entrambi di ruolo, però uno ti facilita forse, l'altro insomma o sei bello spavaldo o magari c'è un po' di freno tirato all'inizio. Sì, il gioco di ruolo dal vivo è sicuramente implica tutta un'altra serie di condizioni psicologiche anche e sociali, sì, ancora diverse dal gioco di ruolo cartaceo, anche se tant'è che per giocare il ruolo dal vivo non è per forza necessario essere esperti o comunque giocatori di ruolo cartaceo. Io in primis ho iniziato prima a giocare dal vivo, infatti, e poi in cartaceo anche te, anche tu, Sgar, non proprio però praticamente sì, cioè cartaceo non l'ho mai veramente giocato, ho fatto delle partite così magari one shot, ma mai niente di che. Ok, allora però io voglio fare adesso, vorrei fare un attimo una digressione, no? E su questa digressione guardo con aria un po' di sfida The Brox. Aia. Allora volevo dirti, mi daresti una definizione di fantasy? Beh, a livello di termine o di genere letterario? Entrambi. Facciamo uno e uno. Ok. Allora, si può definire fantasy per gli... a livello di terminologia tutto ciò che implica l'utilizzo della fantasia, tant'è che appunto la radice del fanta, cioè del fantastico, rientra anche nella fantascienza, che comunque nonostante abbia delle dinamiche differenti rispetto al fantasy classico di cui tutti noi siamo più o meno appassionati, comunque ha qualcosa di fantasioso, qualcosa di immaginario, quindi come accezione si può dire appunto che fantasy va a coprire tutto ciò che concerne l'utilizzo dell'immaginazione e della fantasia. Poi è chiaro,
a differire tra il fantasy e la fantascienza ci sono, al di là delle ambientazioni, anche le dinamiche. Diciamo, da una parte abbiamo situazioni che con la scienza non si possono spiegare, dall'altra parte invece abbiamo spiegazioni scientifiche. Per esempio, una spada laser messa in un'ambientazione fantasy è la magia che si crea spontaneamente dal potere del mago, dello stregone o di chissà cosa. In Star Wars invece si spiega che c'è il cristallo, che è tutta la spiegazione scientifica. Da un punto di vista invece più letterario, e questa è una mia interpretazione, si può definire fantasy tutto ciò che ti permette di dimenticare in un certo senso, che poi no, dimenticare forse è brutto, ma di mettere da parte quella che è la realtà. Poi è chiaro, ci sono molti fantasy anche ambientati in epoca contemporanea, quindi non dico che deve essere tutto necessariamente rivolto al passato, però quella scintilla di immaginazione, quel brivido di dire ok, c'è qualcosa di più, è un po' come continuare a sognare la letteratura fantasy, è un sogno che leggi, cioè che puoi leggere, non so se riesco a spiegarmi bene. È sì. Una definizione strana, però corretta, direi, ecco, non male, non male. Sì? Volevo rispondere a Lunarpa per i power player. Esatto. Sono giocatori sia vissuti che approcciano la prima volta al gioco, che mettono le regole e le meccaniche davanti al gioco di ruolo e all'interpretazione, mirando a fare più danni possibili per avere un personaggio competitivo nei combattimenti che sovrasti anche gli altri. Ed è un po' la morte del gioco di ruolo, perché stai mettendo da parte l'interpretazione, la trama, per un personaggio che letteralmente spara un raggio, ammazza i draghi, però non riesce a giostrare. Lo fai semplicemente per rovinare un po' il gioco o le meccaniche, perché vuoi compensare qualcosa di solito. Allora, o semplicemente fare lo strapotente perché vuoi fare il personaggio super aber figo. Allora, su questo, Link, guarda, ti interrompo. Per fare un esempio, per far comprendere cosa... farò comprendere cosa non è un power player, di modo che di contrasto capirete cosa è un power player. Allora, mi è successo in live, appunto, durante un gioco di ruolo dal vivo, di essere... eravamo stati tutti presi alla mercé di una serie di demoni che ci iniziarono a far fare delle prove. Ora, io finii in prova con altri personaggi, di cui... c'era anche un goblin, qualcuno in questa chat sa benissimo di quale goblin sto parlando, era un ragazzo che lo stava interpretando in una maniera sublime, era meraviglioso, faceva uno sciamano goblin. Praticamente la prova del demone era farci fare una torta mantovana. Praticamente, sì, esatto, dovevamo fare una torta mantovana con gli ingredienti che ci avevano fornito, ci davano le dosi, però senza né bilancia né niente, proprio andando completamente... io, per esempio, io la feci completamente a caso. Ecco, questo ragazzo che faceva il goblin è pizzaiolo, quindi avrà saputo quanti erano 300 grammi di farina? Avrà saputo quanto era tot di lievito? Però, per interpretare uno sciamano goblin, iniziò a tirare tutta la roba a caso dentro e mescolare, facendo schizzare pezzi di pasta ovunque, no? Come un goblin avrebbe fatto. Ecco, per questo lui è morto. Il PG è morto, però naturalmente si è preso 40 minuti di applausi a fine live per l'interpretazione da parte di tutto il gruppo di gioco. Posso fare un esempio anch'io? Se mi permetti, in un gioco live. Scusa, Link, ecco, no, finisco il discorso. Questo non è un power player. Ecco, vai, Link, scusa. C'è anche la versione errata del power player. Io
negli anni di D&D 3.5 soprattutto sono stato un power player in una campagna di power player. Avevo un rodomonte a livello 11 che aveva tutti i talenti dei manuali inglesi per ammazzare un drago di grado sfida 24, lo uccidevo da solo, sincero. E anche i miei compagni avevano schede fatte del genere, ma era basato sul fatto che dovevamo ruolare dei personaggi onnipotenti, quindi il master ci dava la libertà di fare tutto. Quindi negli anni, da master adoro l'interpretazione, ma una scheda me la so costruire. Alcuni power player se la costruiscono, ma non la sanno usare. Un esempio in un GDR live, che sono sempre con le schede, era Mondo di Tenebra, Vampiri la Masquerade. Non so se conoscete le diverse classi di vampiri, io ero uno sferato con la variante da battaglia. Full potenza e oscurazione. E avevo un pallino a robustezza, era un armadio. C'era un power player che si era fatto il background da gangre all'anziano anarchico. Che traducici, non aveva traducici, che sono praticamente me... il mio personaggio era un classico per esempio erano due personaggi diversi, uno era un classico vampiro, uno di quelli orribili ma strapotenti che si oscurano, l'altro era un selvaggio antigovernativo sostanzialmente, il mio invece era un fissato camarillico, un fissato governativo, okay. Questo viene vicino al mio personaggio a fare lo sborrone perché ha un background che si è scritto lui da anziano strapotente con alleati. Io so usare la mia scheda, mi interpreto il fatto che gli sto, ho timore di questa figura, lui mi provoca, mette in discussione la camarilla, lui dice tanto a scheda te la posso distruggere, amico mio, io lo so costruire. Tempo 2 secondi, ombra, il power player è a terra. Per dire. E poi che hai fatto? Ha litigato tutta una live perché secondo lui non era possibile. Vabbè. È l'inverso del power player, quando il power player non si sa neanche gestire una scheda. Vabbè, credo... Cazzo, è grave per un power player, è grave per un power player. No, perché io vengo da un background, anche da power player, solo che vado sempre per la filosofia, l'interpretazione vince su tutto. Solo che c'è un limite di sopportazione, perché se a un certo punto il mio personaggio si rompe i coglioni, io lo interpreto che si rompe i coglioni, tu non mi puoi discutere di un evento in gioco al di fuori del game. E molti power player fanno anche questo, portano gli eventi di gioco al di fuori del gioco. Vabbè, quello è sbagliato, perché tanto... una delle cose principali che piace più a me dei live, dei giochi di ruolo dal vivo, è proprio che c'è il PvP, e il PvP prima o poi sorte fuori. Poi ci sono anche dei gruppi che ne fanno poco, però comunque sia, qualche scontro c'è sempre tra i giocatori, portarlo fuori non ha senso, perché siamo a giocare e poi dopo fai... No, perché io sono anche pienamente d'accordo sul fatto di costruirsi bene una scheda in base al... addirittura le regole di gioco. No, certo. Alcuni power player fanno anche questo, ragazzi, non sto scherzando. Sì. Sono perfettamente d'accordo. No, purtroppo i power player sono un tipo di giocatore un po' strano, perché da un lato, diciamo, ci mette passione in qualche modo, perché comunque solitamente sono persone a cui piace giocare di ruolo. Peccato che hanno questo vizietto che in qualche modo rischia di rovinare il gioco a tutto il party, a tutta la cricca, ecco, se vogliamo chiamarla così. Peccato per questo, secondo me, ecco. Però solitamente il fatto che ci mettino tutta sta dedizione a voler spiccare è comunque anche legato al fatto che magari ci sentono, sono appassionati, ecco. No? Mi sbaglio? Sì, forse sì. Cioè, sicuramente, se no non sprecherebbero tutto quel tempo a studiarsi anche le schede, nel senso. Però, boh, esatto. Rovini il gioco agli altri, poi, non lo so. No, per esempio, su uno dei manuali di Vampiri la Masquerade, anche in alcuni nuovi di D&D, viene specificato le categorie di giocatori, quasi a sfotto per alcuni stereotipi. Che, per esempio, i giocatori prime donne, quello che devono fare tutto loro e il party deve seguirli. Il power player... I giocatori, i distratti, quelli che non si ricordano neanche la scheda che hanno scritto loro. Cosa mia? Capitano progetti del genere. Perché vogliamo vogliamo parlare dei bug finder, eh? quelli sono dei paladini del gioco di ruolo, nel senso. Se non li trovano loro, non verranno mai fissati, insomma. Come ci dice anche Zenda in chat, il meta giocatore, quello che si studia tutti i manuali e usa le informazioni che non potrebbe avere in gioco. Su quello penso ci sarà, sul discorso del metagioco ci sarà quasi una live intera
Sì, esattamente. Allora, adesso io vi vorrei farvi una domanda. Anzi, la faccio intanto faccio una domanda al Link. Oh, grazie De Brox, non, io ti ringrazio per i puntini, ma sei anche ospite, ecco. Dovrò, farò come stiamo facendo io e Nick The Sync, che è un ragazzo che seguo, uno streamer che seguo ogni tanto, che ci prestiamo merita. I bit a vicende. Sì, merita, tra l'altro. Sì. Tutto questo per la gioia di Bezos, naturalmente, perché però senza uscire troppo off topic, diciamo, faccio una domanda a Link. Vogliamo spiegare con parole semplici e brevemente cosa è un gioco di ruolo? Cioè, nel senso, come si struttura, come funziona un gioco di ruolo? Ecco. Allora, di base un gioco di ruolo è un gioco dove 4-5 amici, o 4 poveri stronzi che non hanno un cazzo da fare, scusate la terminologia, hanno un interesse in comune, vogliono provare un gioco e designano una povera vittima che sarà il narratore del Dungeon Master, colui che avrà il compito fondamentale di portare avanti una storia, di sua inventiva, da manuale, da storie prefatte. Di solito ci sono sia one shot, cioè sessioni di gioco che iniziano e finiscono in una sera, o campagne intere che possono perdurare anni con più sessioni settimanali o mensili. Di base ogni giocatore avrà un manuale come in D&D, che è il manuale del giocatore per costruire il proprio personaggio e il modo di interpretarlo. Con la quinta edizione è reso molto più semplice perché il background è comprensivo nella scheda. Cioè è una parte fondamentale, è il ruolo, cosa che nei vecchi giochi non era specificato, era più matematica, più statistiche e skill su scheda. E di base queste persone, attraverso anche l'utilizzo di un foglio con delle gomme come pedine, oppure chi è più complesso, oppure chi è fissato come me alle griglie e alle pedine, muoveranno il loro personaggio interpretandolo, immedesimandomi secondo la loro scrittura con la storia che gli hanno voluto dare, e proveranno a risolvere una storia che, a seconda del narratore, potrebbe essere una semplice dungeon da esplorare con i suoi tesori, gli equipaggiamenti e tutto il resto, o una storia molto più complessa. Logicamente non è un mero gioco da tavolo dove tu muovi una pedina per raggiungere un obiettivo, è un gioco di interpretazione e di immedesimazione, dove ci saranno abilità sociali necessarie, ci saranno cambi di idea, cambi di cosiddetti allineamenti, non mi infogno sugli allineamenti perché lì andiamo in un discorso complesso, diciamo cambiamenti caratteriali, se mi permettete il termine. Sì, sì. E anche perché, sarà... scusa Link, dicevo, anche perché l'obiettivo di questo format, tra virgolette, è parlare di queste cose senza però rovinare troppo il gioco anche a chi si accinge a provare, ecco, in qualche modo. Io sono, ti faccio un esempio, sono passato dalla 3.5, che è l'edizione che ho amato perché ti dava tanti spunti, tante manuali e tante meccaniche da approcciare alla quinta edizione, perché è un sistema estremamente più semplice e diretto, che lascia molto gioco alla fantasia. E era per dire, queste quattro persone giocheranno una storia, logicamente il master che gestisce il genere, di solito è un'ambientazione predefinita, il like fantasy del Forgotten Realms, o un fantasy meno aggressivo come può essere un Eberron, dove c'è anche la tecnologia, o un mondo di tenebra. Scegliete voi il vostro genere di gioco e approccio al gioco. D&D semplicemente sarà, Dungeons & Dragons sarà più approcciata a un scontro fisico per la risoluzione degli eventi, mentre un mondo di tenebra, un Call of Cthulhu, ha una risoluzione di investigazione, di risoluzione mentale, poi dipende dai giocatori dell'approccio. E praticamente, per essere in sintesi, sarete quattro voi a un tavolo che giocate e cooperate in un mondo che gestisce il master, che, non facciamo l'errore, il master non è il nemico, il master è il povero Cristo che dovrà gestire voi e gli eventi, e dovrà fare in modo che tutte queste cose che voi fate siano coerenti per darvi una trama soddisfacente e che vi dia la gioia di giocare, di lanciare quel dado. Penso che basti così, potrei continuare, però... Sì, no. Sono d'accordo, poi soprattutto hai detto una cosa molto importante, il master è il narratore di tutta la storia, quindi è colui che in realtà deve trasportarvi in questo mondo e gestire gli eventi, hai detto bene, gestire voi e gli eventi.
il narratore è la figura fondamentale. Noi ne sappiamo qualcosa, vero Sgrabone? Perché abbiamo provato anche a fare qualcosa del genere. Ecco. Certo, lato master. Non è vero, il master è il nemico sempre, dicono. È giusto così, perché una storia senza nemico sarebbe alquanto noiosa. Sì, ma il nemico è in gioco, non è il povero Cristo che sta piovendo. No, ma il postino sta scherzando, naturalmente. Sì, sì. Allora, certo. No, io voglio lanciare un messaggio alla chat, nel senso che noi i vostri messaggi li stiamo guardando, quindi se non rispondiamo direttamente a voi, comunque nel discorso inseriamo anche le risposte alle domande che ci state facendo. Perché ho visto appunto prima che il Link for Carbon appunto ha citato un discorso proprio perché era stato citato dalla chat, no? Giusto? Sì. No, io... È stato casuale, dillo. No, no, cioè io ho due schermi, voi su uno schermo e la live e la chat sull'altro. Anch'io, idem con patatine, ecco. E poi vabbè, sappiamo benissimo che il master ha questo potere soprannaturale di far girare i dadi meglio rispetto ai giocatori, non si sa perché, per quale nel 90% dei casi no. Nel 90% dei casi a favore dei giocatori, perché sennò morirebbero molto prima. Sì, quando sono soprattutto all'inizio e principianti devi essere di manica larga, ragazzi, sennò se sono già giocatori esperti che fanno cazzate, li godi a dirgli: ragazzi, dopo 15 anni ancora preste minchiate. No, no, certo. Dicano: il master fa sempre 20, i giocatori sempre 1. Spiegateci il vostro segreto. Il segreto in realtà sono i dadi. No, no, sono i dadi appesantiti. Va bene. Allora, poi... Ha spiegato cos'è il gioco di ruolo, vorrei spiegare un po' cos'è il gioco di ruolo dal vivo, vero Sgrabone? Quindi, certo, apprestati pure a narrare a questi baldi avventori. Certo, ecco, cos'è il gioco di ruolo dal vivo? È una bella domandona. Possiamo dire che sostanzialmente è come il gioco di ruolo cartaceo, dove però le cose le fai realmente, nel senso te che sei il tuo personaggio ti devi vestire come il tuo personaggio e oltre che a interpretarlo come faresti anche nel gioco di ruolo cartaceo, e anche le azioni che fai, tipo il combattimento, che di solito la prima domanda di uno che conosce il gioco di ruolo dal vivo è: ma come fate a combattere? E come fai? No, cioè, la prima domanda la è, prima qual è chi vince? No, qual è la mamma quando torni a casa ti fa hai vinto? Hai vinto. E ti fai sono morto, però. Sì, comunque anche quella è una domandona classicona, però appunto il combattimento, ma qualsiasi cosa, mentre dicevi devi mangiare, fai fuoco per mangiare, devi prendere la legna dal bosco per davvero, e se perdi 2 ore e diventa buio e non hai la legna, sono cazzi tua. Quindi è molto più... Poi anche lì c'è da dire che varia anche dal gruppo con cui giochi, perché ci sono dei gruppi che hanno un approccio molto più leggero, dove magari fanno la pausa durante pasti e quindi non giocano durante pasti. Ora io non ho giocato in tantissimi gruppi, però anche da quello che mi è stato detto ho raccolto abbastanza informazioni. E altri gruppi invece sono più nazi, tipo quello dove giochiamo io e il bardo, dove se c'è da fare il fuoco lo fai, se non hai fatto il fuoco mangi crudo sostanzialmente. E quindi sì, la differenza principale è quella, è che le cose le devi fare proprio praticamente come il ladro che deve rubare. Non devi tirare solo dei dadi, cioè non li tiri i dadi nel gioco di ruolo dal vivo, devi tirare la mano nella tasca del giocatore accanto a te e tirargli fuori i soldi dalla tasca. Sì. Questa è la differenza principale. E è più bella, secondo me, poi giudizi, è perché è più emozionante, cioè come anche se sei il ladro di Esimo, però quando vai a rubare ti infili nella camera di quello lì, c'hai cioè, pepe il culo, perché se ti sgamano ti sarcagnano per davvero con delle spade di gomma nel groppone, insomma, che a volte fanno anche male veramente, però sì, perché la gente nella foga dell'interpretazione ci dà sodo, l'orco che tira a volte per davvero. Però cioè, in realtà il primissimo lato che mi ha attratto verso il gioco di ruolo dal vivo, a parte che mi faceva figo l'idea di provarlo, è che secondo me c'è molto meno metagame
del gioco cartaceo, perché sia perché magari non ci sono dei manuali scritti, come diceva prima Carbon, che magari il power player si va a leggere, quindi sa tutto e quindi fa il power play, sia perché cioè, se io faccio una cosa senza che te ne accorgi, cioè il gioco di ruolo cartaceo siamo a sedere a un tavolo, quindi se faccio una cosa col mio mino da solo, gli altri la sanno perché sono lì, poveracci, non è che possono tornare a casa perché io devo fare una cosa da solo. Mentre il gioco di ruolo dal vivo la fai, se nessuno ti ha visto, nessuno ti ha visto, e quindi la gente non è che deve far finta di non sapere che tu hai fatto quella cosa. Per esempio, io sono il ladro che ti rubo le monete a te che sei nel mio party, non devi far finta di non saperlo, ma cioè, nel senso, non lo sai. E questa cosa qui, secondo me, è, cioè, il metagame lo odio, ecco. Quindi avere delle meccaniche che facilitano a non averlo è tutto un guadagno per me. Questa è stata la cosa. Allora, no, scusami. Allora, perché c'era Link, voleva intervenire, giusto? Ho capito male. Sì, volevo aggiungere qualcosa sulle meccaniche del gioco di ruolo da vivo, avendo un po' di esperienza. E anche assicuratevi che molti ce l'hanno, delle regole di comportamento. Che mi capitò in una delle sessioni a cui partecipai, c'è un ragazzo che partecipò per la prima volta e non aveva capito bene che ci si usa il contatto fisico nei combattimenti solo con le armi LARP, perché sostanzialmente sono di spugna oppure di plastica leggera, gomma, non fanno male, se a meno che non te la danno di piatto in faccia. Infatti stanno anche le regole per usarle, solo come ricevere una padellata. E quando il master chiama il timing per fare un'azione che dovrebbe essere veloce, ci dobbiamo fermare. Cioè, eravamo in posizione in cui eravamo disarmati, dovevamo fare solo la scena in cui ci metteva in posizione e poi fermarci, chiamare il timing, era un'azione veloce. Io lo sapevo perché non era la prima sessione, mi fermai, lui non si fermò. Mi arrivò un cazzotto dritto in bocca. Ma quante ne ho potuto dire? Non l'ho fatto togliere dal gioco di ruolo solo perché ero... solo perché veramente era la prima volta che giocava, però quante ne ho dette, soprattutto ai master, perché dovevano spiegare almeno le regole base di contatto, perché sennò che le compriamo a fare le armi LARP, scusa. Sì, esatto, poi ogni gruppo di giochi ha le sue regole, però di linea di massima in tutti i gruppi ci sono, non ti tiri le spadate in faccia, cioè colpisci sul corpo, non in testa, e di solito viene evitato il contatto fisico. Magari se io conosco bene, per esempio, conosco bene Pieraldo, magari so che con lui siamo amici, so che posso usare un po' di più, quindi magari interpretiamo anche una rissa a mani nude dove ci accappiamo per il collo, però perché io magari lo conosco e so che lo posso fare, però in linea di massima di solito queste cose sono da evitare, ecco. Sì, diciamo che c'è, e non sai mai come può reagire. C'è una reciproca fiducia, ecco, in qualche modo, no? Sì. Quindi sappiamo che se stiamo scherzando, esatto, che non ci tiriamo per davvero. Perché magari vado da uno che non conosco, faccio finta di avere un cazzotto e quello me lo rende per davvero per e insomma, non è proprio bello. Esatto. Avevo letto una domanda, però. No, infatti. Vai, rispondi. Volevo un attimo rispondere al volo a Nise Nokami, che dice, ora se la ritrovo un attimo, ecco, che dice Hunger Games fra un po', no? In realtà voglio spiegare che noi giochiamo in un gruppo dove, che oltre ad essere un gioco di ruolo dal vivo fantasy, è anche un survival, e quindi... seriamente, quindi è, diciamo, un gioco di ruolo un pochino più estremo dal vivo, un po' più estremo, dove per esempio tutta una serie d'azioni devono essere fatte realmente, dove, cioè, naturalmente il tutto cercando di mantenere lo stato, una sicurezza più elevata possibile, quello sì, però certo, è un po' più spinto, però no. Non tutti sono così, ci sono anche giochi di ruolo dal vivo più blandi, per esempio ci sono associazioni di gioco di ruolo, poi questo argomento lo approfondiremo meglio la prossima volta, perché avrò appunto come ospiti alcuni membri di associazioni di gioco di ruolo dal vivo, che spiegheranno un po' le loro ambientazioni e i loro regolamenti. Però fondamentalmente ci sono associazioni di gioco di ruolo dal vivo dove per nascondersi basta un gesto, magari mettersi dietro un angolo del muro e fare tipo un gesto tipo questo, per dire, e sei nascosto. In altri, tipo la nostra, dove per nasconderti ti devi nascondere, punto.
cioè ti devi nascondere realmente, se no sei visibile. Puoi essere un ladro, puoi essere un assassino, averci mille abilità strafantastiche, però se nascondere non è un'abilità, ma lo devi fare realmente in quel caso. Sì, ma come anche scassinare. Esatto. Come che scassinare? C'hai l'abilità di scassinare, ok, lo puoi fare, però non è che prendi i lucchetti, li apri, cioè devi scassinarli o il grimaldello. Sì, chiedono poi se... Ma tipo camping, siete un villaggio chiuso in cui si gioca? Cioè nel senso, solitamente vengono fatte in case scout, sperduti nei monti e nei boschi, e avvengono appunto alla casa e nei dintorni del posto. Qualche volta ci è successo anche di fare dei veri e propri accampamenti, casi rari, sporadici. Io persino ho partecipato a un evento dove ho fatto un accampamento in pieno gennaio, però sì, che poi ho studiato ad hoc, ecco. Io non lo so, ma anche quando si gioca tipo a maggio-giugno le temperature sono le stesse di quelle di gennaio, non si sa come, quindi... Vabbè, ma quello perché portiamo la pioggia. Sfiga! Infatti più di una volta abbiamo provato a convincere i master a fare una partnership con Coldiretti laddove avessero problemi di siccità, ecco. Noi organizziamo un live là e sicuramente piove. Pioverà, certo. Qualsiasi stagione dell'anno. Però va bene, qui divaghiamo, qui stiamo divagando. Ok, allora, cos'è il gioco di ruolo? L'abbiamo un pochino analizzato. Allora, ora voglio ripartire, diciamo, dall'inizio, tra virgolette, quindi da The Brox. E ti voglio fare una domanda, spero non sia troppo bastarda, speriamo. Ecco, poi vorrei dirti cosa può portare a livello psicologico il fantasy, cioè la lettura del fantasy in qualche modo, ecco. Ma in realtà, in un certo senso, ho già accennato qualcosa del genere. Sì, perché tra le cose più... vorrei tu lo approfondissi. Assolutamente. Ma allora, come già detto, sicuramente a livello psicologico c'è la possibilità in una persona, a prescindere dall'età, di sviluppare l'immaginazione e la fantasia. Questo cosa porta? Porta sicuramente non solo appunto al mero divertimento o alla cosa che inizia e finisce lì e lascia il tempo che trova. Messi tante volte nel leggere fantasy, nell'immedesimarsi nei personaggi, o anche nel giocare di ruolo, per carità, porta proprio anche alla possibilità di sviluppare quello che è un problem solving che poi serve nella vita reale. O, per esempio, sto leggendo il romanzo X, dove... il personaggio principale sta affrontando la sua paura più grande, oppure sta affrontando una prova di indicibile difficoltà, e nell'immedesimarmi in questo protagonista è come se anch'io a mia volta stessi affrontando la stessa prova, e quindi nel riuscire a superarla, ecco, non ad aggirarla ma a superarla, in maniera quasi un po' latente, un po' inconscia, va a installarsi quella volontà, quel sentimento in me del problem solving. Quindi è chiaro che nella vita reale non mi troverò mai, purtroppo, a dover affrontare un drago, dover evitare il risveglio di orde di non morti, però nel piccolo è chiaro che se io riesco ad appassionarmi al fantasy, riesco a vedere quelli che sono i significati del fantasy, quindi tutta la morale, tutta l'etica, tutti gli insegnamenti che ci può dare il fantasy, è chiaro che inconsciamente, piano piano naturalmente, non dall'oggi al domani, ma piano piano sviluppo anche un po' il problem solving. Poi, altra cosa di cui avevamo già parlato è la possibilità appunto di evadere da quella che è attualmente una società che...
lascia poco spazio alla vera immaginazione. Questo perché tante volte ci ritroviamo magari nel nostro cosa stai facendo? Non sto facendo niente, quando in realtà magari siamo col cellulare a scrollare la home di Facebook, per dire, o siamo al computer a fare tante cose, quindi i processi mentali sono sempre in continua eccitazione. E quindi in un mondo dove potenzialmente abbiamo tutto quanto, il gusto della fantasia, dell'immaginare, dell'inventare, dello scoprire tende a perdersi. E ritengo, arrogantemente parlando da scrittore fantasy, che la fantasia, quindi che i romanzi fantasy, che poi che siano fantasy, che siano high fantasy, low fantasy, techno fantasy o fantascienza che dir si voglia, o la lettura in generale, ci aiuta a prenderci quel momento di pausa dalla vita mondana, dai problemi della vita, per poter magari riaccendere quella fiamma che avevamo da bambini, quando immaginarci una cosa era così banale. Il prendere un mestolo, per dire, disegnarci due occhi, prendere il coltello e farci una bocca e far parlare i due personaggi, inventarci storie, inventarci situazioni, sicuramente è una cosa che in età adulta si perde, ma che grazie alla lettura del fantasy ci può dare. Poi è chiaro che può avere anche un risvolto educativo. Mi viene in mente, per esempio, il libro della giungla di Kipling. Penso che tutti quanti lo conosciate, chi lo ha letto, chi ha visto i cartoni della Disney, chi ha visto i film, chi ha letto i fumetti, cioè hanno fatto di tutto l'ambientazione di Kipling del libro della giungla. E in particolare i racconti di Mowgli, se uno li analizza, li va a leggere e magari li racconta a dei bambini, cioè hanno una potenza educativa che non è da sottovalutare, ed è tutto fantasy quello, anche se comunque non è un fantasy classico con draghi, elfi, fate, folletti e maghi, però abbiamo animali che parlano. Quindi abbiamo questo bambino che viene salvato dai lupi, abbiamo Shere Khan, quindi gli animali, i personaggi rappresentano una morale, rappresentano degli ideali. Quindi abbiamo tutti quei personaggi positivi come Akela, Baloo, Bagheera, Ka, e ognuno di loro porta un insegnamento, così come abbiamo quelli negativi come sono Shere Khan, Tabaki, il popolo del Bandarlog e quant'altro. Quindi può avere anche un forte impatto educativo positivo, chiaramente. E poi è ovvio, grazie al fantasy si può un attimino uscire da quella che è l'ottica un po' infantile del bene e del male, perché è vero, chiaramente ci sono tantissimi fantasy dove questa tematica è molto forte, dove ci sono i buoni che devono affrontare i cattivi e li sconfiggono, però ci sono anche tanti fantasy dove non ci sono i buoni e i cattivi, ma punti di vista, e sta a te lettore immedesimarti, dire aspetta, però secondo me il protagonista è un imbecille, c'ha ragione l'antagonista, perché ha ragione l'antagonista? E quindi magari con delle descrizioni vai a capire che in verità magari sei molto più simile all'antagonista di quanto in verità non voglia ammettere. Un esempio banale, personalissimo, in Infinity War ho empatizzato tantissimo con Thanos, nonostante fosse il cattivo, nonostante fosse quello da distruggere, oddio, fermiamolo assolutamente. Però in realtà dietro tutto quello che ha fatto, dietro chiaramente a tutti i crimini che ha commesso, c'era un'etica non del tutto errata, quindi salvare in un certo senso l'universo ed evitare il collasso. Poi chiaro, con un'ottica un po' machiavellica del fine che giustifica i mezzi, però insomma non è difficile empatizzare con Thanos. In conclusione, che se no diventa complicato, sicuramente il fantasy a livello psicologico può dare tantissimo, e tutto quello che può dare è sicuramente racchiuso in una parola, ossia la crescita personale, cioè due parole, crescita personale.
Allora, io sono pienamente d'accordo con te. Nel frattempo, una cosa al volo, hanno riscattato Fai bere l'ospite, un certo Love e Senso, quindi direi che dobbiamo bere, e anch'io, perché appunto hanno riscattato Fai bere il bardo, quindi salute. Ecco, salute a tutti. E allora, perfetto, allora, ci sono state fatte delle domande a cui risponderemo più avanti, quindi ragazzi, se non vi rispondiamo subito non vi preoccupate, arriveranno anche le vostre risposte. E ti volevo fare solo una domanda a bruciapelo, The Brox. Aia. E chiedo poverino agli altri, no, domanda veloce, domanda risposta, e chiedo agli altri di non pronunciarsi, ok? Allora, Star Wars, che genere è secondo te? Allora, io lo identificherei come fantascienza, ma per un motivo. Per il semplice fatto che le dinamiche legate appunto ai midichlorian, alle spade laser, comunque vengono giustificate con la scienza, nonostante possa essere un fantasy, perché comunque è ambientato in una galassia lontana lontana e tanto tempo fa, quindi lontana completamente, cioè potrebbe, in un'ottica di plausibilità, potrebbe stare succedendo adesso, può essere successo tanto tempo fa veramente in un'altra galassia, però lo identificherei come fantascienza. Ok, va bene, basta. Perfetto, un'ultima considerazione, poi passo al Link. Allora, volevo dire, cioè, è una considerazione mia, poi dimmi cosa ne pensi. Per esempio, ci riflettevo un po' di tempo fa su come, per esempio, il fantasy, anche con la questione delle razze, potrebbe portare a far riflettere persone che magari hanno delle, in qualche modo, dei problemi con le razze, capito? Non so se capisci, perché tante volte ti puoi trovare di fronte a delle situazioni che ti fanno riflettere, ecco. No, lo so, era un piccolo pensiero che mi è uscito tempo fa, ecco. Che ne pensi? Allora, purtroppo gli umani sono imperfetti e la storia ci insegna che non è ora che succedono queste cose, ma succede dall'inizio dei tempi. Lo era con le crociate per Gerusalemme, che hanno preso molte persone che non c'entravano con la crociata, le hanno prese solo perché erano determinate di etnia o credo religioso. Tempi moderni anche stanno succedendo. Sono successe poco tempo fa col movimento Black Lives Matter. E il fantasy ci pone questa questione davanti in più riprese, perché riprende anche dal mondo reale. Un esempio è The Witcher, dove letteralmente gli umani sono arrivati e hanno conquistato e ostracizzato le altre razze, scusatemi. Un esempio nella serie, quando c'è la Cirilla. Che sta scappando dall'imperiale di Nilfgaard e viene salvata da una famiglia che è nobile decaduta. Quando il nano gli dà le sue scarpe, perché le sue sono distrutte, la padrona fa davanti a Cirilla: non ti preoccupare, è uno di quelli buoni. Che è una stupidata, è una frase buttata così a caso, può sembrare, ma in realtà fa riflettere su come la gente vede gli esponenti di una razza diversa, come si comportano con gli elfi, li considerano dei razziatori alla stregua di animali dei boschi. Anche nel Signore degli Anelli, tra il rapporto tra elfi e umani, tra nani e umani, tra elfi e nani, è un punto di riflessione estremamente ampio, perché ti va a porre che già nel fantasy, come abbiamo visto nel Signore degli Anelli con Gimli e Legolas, l'esperienza ti può aiutare a comprendere meglio la persona, non l'idea che tu abbia di quella specie. E ad oggi molti non si stanno più ponendo il problema. Io penso che sia una ignoranza diffusa per questioni di luogo comune che molti si portano appresso invece di approfondire, però in realtà è un discorso sociale estremamente ampio che non posso affrontare a cuor leggero, perché no, certo, ovviamente
veramente tanta roba. Quindi io penso che veramente una lettura, ma come anche un gioco di ruolo, ti può aiutare anche ad aprirti mentalmente. È una mia idea, poi dipende sempre dal gioco dal gioco preso in questione, ma è una questione che esiste nel gioco di ruolo, che molti provano a risolvere con l'esperienza, facendoli conoscere, informarsi su chi è l'altro. E se la gente lo facesse anche nel mondo reale, entrasse nell'ottica di determinati comportamenti di altre persone e di culture sociali di accettazione, non si avrebbe tutto questo grande problema che purtroppo è rinato anche da noi negli ultimi 5-6 anni, anzi pure di più. Scusatemi se sono stato sintetico. No, ma è esattamente il tipo di risposta che volevo, non volevo una risposta troppo prolissa, ecco, no, una cosa concentrata. Quindi... è una cosa molto complessa da esporre, perché è un ambito sociale. Sì. Ma infatti andremo troppo fuori tema, ecco, quindi magari questo sarebbe un tema su cui potremmo discutere per una live intera, penso, ecco. E forse oltre anche. Per esempio, in chat prima citavano gli orchi. Sì. Non sono neanche dipinti così. Nel Signore degli Anelli classico, sì, come elfi corrotti nati dalla terra. In altre media sono addirittura le vittime, quegli ostracizzati, trattati. Shrek è l'esempio. Ora sì. Lo so, è un esempio bambino, però in realtà è molto calzante, perché Shrek, come lo dice stesso lui, sono gli altri che le hanno dato il motivo di comportarsi in determinato modo, perché gli altri credono che sia così. In realtà, cioè, è quando... per esempio, scusami, Link, ricordo un film che di produzione Netflix, molto interessante su questo tema, peccato non è stato approfondito in maniera più approfondita, appunto. Bright, non so se l'hai visto. Ah, sì. Per esempio, ma anche in letteratura ti potevi porre l'esempio della creatura di Frankenstein. Non nasce come mostro, è un bambino lasciato nel nostro mondo, diviene mostro quando gli altri lo trattano come mostro, lui crede di essere un'aberrazione, in realtà poi è più intelligente, più preparato e più umano rispetto al suo stesso creatore e agli umani che è intorno. Esatto. Molte volte siamo noi a creare i nostri mostri, detto in modo molto blando. E sono perfettamente d'accordo con te. Vero. Ora, però, faccio a te, Link, la stessa domanda che ho fatto a The Brox. Ovvero, cosa pensi che possa portare, da un punto di vista psicologico, o comunque di accrescimento personale, il gioco di ruolo? Per un primo approccio a sbloccarsi, se sei ragazzi timidi, se anche se resti verso una determinata tematica, un approccio blando come un gioco, preso come un gioco, non come missione della vita come fanno alcuni, ti può permettere, uno, di approfondire le tue conoscenze, di avere altri sbocchi di interesse, utilizzare già i manuali per avere suggerimenti di letteratura o di visione di film, perché molti manuali come Mondo di Tenebre, ma anche Dungeons and Dragons, fanno dei ricollegamenti a media preesistenti, a letteratura che hanno ispirato l'ambientazione, che ti suggeriscono anche di leggere, di appassionarti. Per esempio, il Mondo di Tenebra dice di andarsi a leggere i classici dell'Ottocento, il classico Goth, i romanzi investigativi e anche alcuni film e fumetti come Il Corvo, ne è uno dei più grandi esempi. D&D ti porta su tematiche simili, non solo al Signore degli Anelli, ma anche all'Epica, all'Anello del Nibelungo. Può portare molto, se però si ha voglia anche di impegnarsi un minimo. Non dico che devi andarti a prendere tutti i libri, ma già discutere con una persona che ha avuto modo di leggerlo, di approfondire la tematica, ti può portare un miglioramento culturale come persona, potrebbe aprirti un mondo, una nuova tematica. Io prima di iniziare col gioco di ruolo ero un lettore da libri per ragazzi, da piccoli brividi. Cominciandoci a giocare mi sono affacciato a un mondo che non mi sarei mai aspettato, di passare dai miei 5-6 libri in libreria a una libreria completa, a manuali, a fumetti, a tante altre cose, e approfondire anche non solo la mia cultura di base, ma anche un po' la dialettica. Lo so che quando uso termini dialettali, scusate, però per dire ti può portare tanti vantaggi, dipende tu quando ti ci vuoi approcciare, quando ti senti che ti stai migliorando, perché essendo un media letterale e che può sfociare in altri, se serie TV che film o fumetti, per esempio, ti può dare ampio spazio per approcciarti a qualsiasi cosa e anche a discutere ed approfondirla, a sviluppare un pensiero diverso da quello degli altri. Cioè, sono vantaggi enormi. Sì, no, la verità. No.
Sono d'accordo, però hai detto una cosa interessante che va un po' fuori anche dagli schemi, ovvero proprio approfondire anche la propria cultura personale e avere in qualche modo un incipit per poter iniziare a pensare anche fuori dal coro, tra virgolette. Giusto. E ti faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a The Brox. Per te Star Wars che genere Sci-fi fantascientifico, è stato nel 74 l'iniziatore, riprendendo anche dai vecchi film presi dalle Weird Tales dell'epoca, però è stato quello che ha portato veramente il fantascientifico sul grande schermo insieme a Star Trek come serie e ha creato una cultura, un universo su cui basarsi, mondi interi, intere religioni, addirittura lo jihadismo è la religione ufficiale, una delle religioni più diffuse in Galles, e non sto scherzando, cercatela, è una curiosità vera, perché ci fu una... C'è una legge per scegliere, perché prima i cittadini dovevano dichiarare la forza alla religione all'anagrafe. Per ripicca, tutti quanti iniziano lo jedismo e ora ci sono i matrimoni ufficiali di Jedi in Galles, ragazzi. Se volete sposarvi con una spada laser, potete andare lì. Ok, perfetto. E morali, ambientazioni, imperi, navi galattiche, ha portato poi quello che sarà Warhammer 40.000, ambientazioni cyberpunk fantascientifiche nello spazio. E tante altre idee, Alien per esempio con la Nostromo e l'esplorazione spaziale, tante idee che nascono da un singolo media, quindi dire solo Star Wars che genere è come dire, è l'iniziatore di un genere di filmografia, è il Oh, primo. ci sta, scusa Link, ci sta raidando Lilanton on Twitch. Buonasera Benvenuta Anto. Lilanto, Buonasera. buonasera e benvenuta, benvenuta. Qui stiamo facendo discorsi molto approfonditi sul fantasy, gioco di ruolo dal vivo e gioco di ruolo in linea generale. Quindi ricedo la parola a Link che ho brutalmente No, interrotto. Ecco. non ti preoccupare, avevo terminato, quindi per me è un sci-fi fantascientifico, ma in realtà è molto di più se si vanno a vedere le varie tematiche, si vanno a toccare, perché l'impero praticamente è un richiamo a alcuni dispotismi moderni, lo jihadismo al buonismo e ai buoni, essenzialmente, ma in realtà se si va nell'universo espanso ci sono anche l'orlo esterno, i grigi, tante cose. Addirittura i cloni e il loro, perché ha visto i film, l'Ordine 66, di come hanno reagito moralmente a quello che hanno fatto. Quindi stiamo parlando di un universo molto più complesso di quello che si possa spiegare dal mero fantascientifico, però in genere. Prego, ti cedo la Perfetto, parola. perfetto. Allora, io intanto ringrazio Attila, re degli Unni, che ha fatto un raid, giustamente, e che ha partecipato al raid, giustamente, Alexander Bourbon per il follow, e ringrazio ancora una volta Lilanton per il raid, grazie mille, e chiedo alla moderazione di fare un so, se non è stato fa già fatto. Allora. Quindi passiamo a Sgravone Eccoci. adesso. Passiamo a Sgravone Ma adesso. dopo le performance di Satri 2 ho paura. No, allora, con Sicuro. te inizierei però con una domanda un pochino più Facile. tranquilla. Vai, mi Ecco, piace. stavano chiedendo informazioni aggiuntive sui giochi di ruolo prima, non so se hai letto dal vivo, se, non so se hai letto i messaggi. Sì, un pochino sì. Forse qualcuno mi è sfuggito, però dimmi te quelle che vuoi No, vabbè, riportare. intanto inizia a rispondere, poi ti dico se manca qualcosa ti riprendo io, È ecco. che ovviamente non me li sono segnati e come dicevo prima sono uno di quei giocatori che non si ricorda nemmeno cosa è in scheda e esattamente sta succedendo Ok, adesso. va bene, quindi ti ho messo in difficoltà, ok. No, adesso mi ricordavo, qualcuno avevamo già risposto, mi ricordo la domanda delle tende, se dormivamo in tenda, Esatto, però già risposto te. esatto, esatto. Poi cosa c'era? C'era, qualcuno mi ha chiesto se dura un giorno o più di un giorno. E dipende dall'associazione in cui giochi. Ci sono alcuni gruppi che categoricamente giocano un giorno solo, o magari giocano 2 giorni, ma la notte fanno la pausa. Altri gruppi, come quello dove giochiamo noi, che giochiamo 3, 4, 5 giorni, senza Addirittura. pause, sì, a dritto. Abbiamo fatto anche Che una però, settimana. sì, è stato fatto una volta, una settimana di live. E però, cioè.
su questo argomento qui appunto volevo fare una precisazione, infatti, che non giocando di notte, secondo me, capisco che magari, non so, fa fatica, boh, non lo so, uno va a giocare, alla fine gioca anche la notte, tanto come fai serata in discoteca fino alle 5 del mattino, lo fai anche in live. Però di notte, secondo me, è dove avvengono le giocate più belle, perché essendo comunque sia, stiamo parlando di fantasy in questo momento, certe cose, ovviamente, nel mondo reale la magia non c'è, e di notte, col buio, è tutto più suggestivo, cioè il guerriero che ti arriva nel buio è più suggestivo di uno vestito da finto guerriero che a mezzogiorno arriva, come anche i mostri che possono uscire, zombie, spettri, qualunque cosa tu voglia inventarti, di notte rende meglio, quindi... non so chi l'aveva scritto, se devi provare prova un gruppo dove giocano almeno una notte. Poi non so, c'era altre domande che... No, c'era domande, per esempio, ma i punteggi sono come quelli su carta? Ah, finché ti reggi in piedi rimani in piedi, rimani vivo anche nel gioco? Allora, qui cioè, se sei un power player funziona che finché le tue gambe reggono sei in piedi. Che sono quei giocatori, sì, non vogliamo morire, va bene, quindi... però, diciamo le cose come stanno, dai. Sì, anche lì dipende dall'associazione in cui giochi. Di solito c'è dei punteggi di salute che te devi contare, cioè una volta vieni colpito devi sottrarre il danno che ti è stato fatto. Solitamente è così, però varia proprio palesemente da associazione a associazione. Sì, esatto. Non è come D&D, che tutti giocano a D&D e tutti hanno lo stesso regolamento. Se tutti giocassero la stessa associazione sarebbe solo il regolamento, però ogni associazione ha il suo regolamento, che alcuni sono simili, altri invece si differenziano di molto. So, esatto, che ora qui magari correggimi te, perché magari lo sai meglio te, maggior parte dei gruppi ormai giocano con pochi punti feriti, cioè tipo più a colpi, tipo 3 colpi sul braccio o roba del genere, più che a punti ferita, che è magari più complicato, perché noi si gioca a punti ferita, però devi fare 50 meno 3 diviso 2, magari devi fare, allora, diviso 2 no, però cioè tutti i numeri dispari, magari devi numeri diversi a cui sottrarre, magari è un pochino più complicato. Però ho sentito dire in realtà tanti gruppi giocano invece più a con numeri molto più piccoli, più a numeri di, cioè ti ho colpito una volta, ti ho colpito 2 volte, 3 volte sei morto, una cosa del genere. The Brox, non so, la fai finita di mettere fiorini? Non ho fatto niente, non ho fatto mica niente. No. Grazie ancora. Scusa, Sgramone, se ti ho interrotto. No. Vai pure. No, appunto, volevo dire, se lo sai meglio te, questo magari sai rispondere meglio te a questa domanda. No, vabbè, no. Ma poi tutte queste tematiche le approfondiremo meglio sicuramente la prossima volta, alla prossima puntata. Ecco, sì, che poi quindi... sono appunto scelte di gioco che fa l'associazione, che crea il regolamento. Esatto, poi mi chiedono, ma lo fate in zone delimitate? Metti che beccate un cinghiale, cazzi. Allora, anche se fa una zona delimitata e il cinghiale entra, non è che il cinghiale fa, no, scusa, non potevo entrare. Quindi, diciamo, no, di solito non c'è una zona delimitata, ovviamente se te ne vai così lontano e che è ingiocabile, perdi te che non giochi più che il resto. Diciamo, ecco, quando puoi scappare, devi scappare, puoi scappare fino a che puoi, diciamo, sì. Non ci sono zone delimitate di solito, a meno che non sia un live magari corto che c'ha un'area, che so, un edificio, allora non puoi uscire dall'edificio, però solitamente il bosco lo giochi abbastanza liberamente. Sì, però diciamo c'è anche la componente umana, cioè sconsigliato, seriamente sconsigliato avventurarsi troppo nei boschi, ma, se non sai cosa stai facendo, ecco. Vabbè, perché... qui secondo me te stai cercando di pescare un argomento che è successo. Piccolo richiamo. Cioè, sì, episodi di gente che si perde dei moschi. Però nel senso non ha senso, io da giocatore vado così lontano dal gioco. Cioè, perché lo faccio? Per gioco? No, perché se mi fermo 100 metri prima... Non... E comunque sto studiando dal gioco, non è che andando lontano faccio del gioco, ecco. Quindi non ha senso, non è una regola scritta, però ha senso l'atto pratico. Ok, abbiamo una musica tamarra di sottofondo che ho appena levato, scusa. Il barbo Zendal ti chiede per i regolamenti in chat. Sì, ovviamente sì, unificati, regionali o nazionali, ma dipende da per esperienza di
dipende dalle associazioni. Se posso citare, per esempio, Camarilla Italia per vampiri, girando su tutto il territorio italiano con micro associazioni che realizzano il loro regolamento, è nazionale, ma di solito un'associazione, se ha un gioco, o prende uno preesistente da internet o dal gioco stesso, perché molti hanno anche, tipo quelli come Call of Cthulhu, Mondo di Tenebra, hanno regolamenti anche per il live, o lo riformulano da zero loro per renderlo più affabile al loro modo di giocare. Certo. O per aumentare anche la sicurezza di gioco, o a renderlo più scorrevole. Tipo, in alcuni live mi è capitato di essere full roleplay, come penso fate anche voi, senza tir di dadi, solo con delle statistiche dove avevamo un braccialetto che indicava i punti vita, in mana, e basta. Mm-hmm. Altri invece utilizzano ancora il master che interrompe il gioco, usa delle carte o un sistema loro a morra cinese per far funzionare gli eventi. Non li apprezzo molto perché bloccano il gioco, sì. Però anche proprio per sistemi in cui c'è il pericolo fisico di farsi male sono consigliati. Dipende anche dall'esperienza dei giocatori, sì. Quella soprattutto nei live conta, sì. Allora su questo direi, intervengo un attimo al volo, direi che dipende anche dal tipo di associazione, il tipo di gruppo con cui stiamo giocando, no? Perché un conto è se il gruppo è limitato nel numero, per esempio dove appunto siamo noi, solitamente sono eventi da massimo 40 persone, in cui naturalmente ci conosciamo tutti, e un conto sono situazioni tipo come Battle of Legis, che viene fatta a Roma e ci sono migliaia di persone. Certo. Logicamente in un contesto tra virgolette familiare è tutto più gestibile, perché quello che fa una cavolata viene preso per un orecchio e gli viene detto: guarda, che cazzo, scusatemi, che cosa stai facendo? Logicamente quando sei migliaia di persone questa cosa non la puoi fare, quindi hai bisogno di di alcuni filtri già dalla base, ecco. Questo sì, quindi... più che altro, appunto, noi siamo 40, ma ci sono magari 10 master, quindi c'è rapporto 1 a 4. Esatto. Villages magari sono in 100 a giocare in contemporanea e sono 5, il rapporto è molto più basso, quindi non puoi controllare tutto. Essendoci meno controllo, devi fare un regolamento più sicuro, ovviamente. Allora, chiedono una domanda forse stupida, ma che può portare a parlare di una cosa interessante. Una persona con problemi di salute che può fare sforzi limitati, può fare un live survival o non viene accettata perché non può fare determinate cose? Devo rispondere io? Se sai rispondere, sì. Sì, certo. Ovviamente quando questa persona si iscriverà, andrà a parlare con le persone dell'associazione, quelli dell'associazione valuteranno in base a che problemi hai, perché loro sanno bene, ovviamente, come funziona il live, anche in quell'esatto live cosa succederà, quali saranno gli eventi, e quindi sono loro che valutano se è possibile far giocare quella persona o meno. Esatto. Cioè, per esempio, se uno c'ha l'asma, la Gigino magari ce l'ha dietro e se lo può tirare per respirare, non so, magari è una cosa leggera, però è tutto... va visto da situazione e anche da problema a problema. Esatto. Solitamente è il gruppo master che in qualche modo valuta caso per caso, ecco. Poi chiedono, sì, anche perché... Scusa, finisci. No, perché sono gli unici che sanno cosa realmente andrà a accadere durante i vari eventi del live, quindi... Magari un live puoi partecipare, a quello dopo no, perché quello dopo sanno e dei fan hanno minato ad un'ora e dice: ma questo chi non ce la fa? E giustamente gli devono venire. Sì, esatto. Leggevi la frase della domanda dopo? Diciamo, vabbè. Sì, esatto. L'avevo iniziato a leggere e poi mi sono fermato. Vabbè, ma il gioco di ruolo vivo non sei costretto a... Non sei costretto a creare un personaggio il più possibile pertinente alla tua persona. Come fai a fantasticare tanto? E per esempio non sai rubare, vorresti fare il ladro, se sei un tabagista e devi rappresentare un personaggio che fuma per permettersi di fumare anche se il ruolo di tampone... Allora, sì... diciamo che anche lì dipende da in che associazione giochi, perché per esempio alcune associazioni te vuoi fare il nano anche se sei 1,90 m te lo fanno fare,
le altre associazioni invece no, se dicono se vuoi fare il nano devi stare, deve essere massimo X, e decidono loro, oppure cammini in ginocchio tutto il live, ti possono dire anche così. E quindi sì, un po' è legato, e quanto è legato alla tua fisicità, alle tue abitudini, è, dipende dall'associazione in cui giochi e il loro regolamento. Voleva dire qualcosa, mi sa, Carbo? No, volevo solo dire che molte volte è anche responsabile del giocatore. Io quando, per esempio, mi è capitato di giocare fantasy anche col costume e via dicendo, io sono un fumatore accanito, mi sono portato la pipa per non usare le sigarette durante il gioco. Certo. Non la sapevo fumare, me la sono portata giusto perché era, rompeva il gioco, era proprio brutto da vedere. Persone che anche io eravamo tutti vestiti, preparati, e poi spezzavamo il gioco con una sigaretta moderna, per quanto sia accettabile, te la fanno anche passare, però è anche una tua responsabilità personale, certo, mantenere l'interpretazione. Certo, assolutamente. E sei tu un giocatore in primis che devi ovviare a quello che vuoi portare in gioco. Sì. E il contrario, se sei uno che non fuma e vuoi fare il personaggio tabagista, boh, ti attrezzi delle sigarette finte, non lo so, qualcosa, vero? Quello è più facile. Ma va bene anche una pipa elettronica, sì, con è vero, da zero, tanto per svapare. Sì, magari la mascheri un pochino, sai, la fai un colore scuro marrone, qualcosa. Sì, sì. Allora, poi quindi io ti faccio la domanda che ho fatto anche agli altri, Sgravone, ovvero cosa può portare in termini psicologici e di crescita personale e quant'altro il gioco di ruolo dal vivo? Questa domanda è difficilissima, quindi gioco di ruolo dal vivo proprio, esattamente ruolo dal vivo? Sì. Allora, senza ombra di dubbio, come abbiamo già un po' accennato prima, aiuta magari a sbloccarti, perché comunque sia ti trovi a parlare con persone diverse, nuove, magari non conosci, o a fare anche cose che non sei abituato a fare, insomma, magari una persona è andata super religiosa e magari interpreta il ladro e va a rubare, cioè... non so, capito? Magari ti spinge, ti apre un po', non perché ti porta a rubare bene, ma perché ti fa fare cose diverse, quindi ti apre un po', e proprio questo fatto qui ti stimola la fantasia e la creatività, che secondo me è quello che ci tiene svegli come persone, cioè nel senso, se te non fai la stessa cosa tutti i giorni nella tua vita per sempre, alla fine muori cerebralmente. Invece giocare di ruolo dal vivo stimola tantissimo la fantasia e la creatività, secondo me. Esatto, oltre un po' come... Vabbè, sì. Scusa? No, dimmi. No, dicevo, per esempio, Emma Vabbè prima chiedeva del... Ma se io non so scassinare le serrature, non posso fare il ladro. No, non è vero, non sai farlo, magari se vuoi fare il ladro impari. Non impari, perché esatto. Non è che infatti, devi scassinare i portoncini blindati, devi scassinare no, certo, magari dei certo. Lucchetti, ecco. Lucchetti ecco. Semplici. Poi quasi sempre sono serrature finte che in realtà gli dai uno schiaffetto e si aprono. Diciamo che quello lì dipende da con che associazione giochi. Per alcune associazioni non ci sono neanche lucchetti di far però finta. Però c'è anche un limite pratico. Non tutti sappiamo scassinare realmente. Non è qualcosa di uso comune. Quindi ci si adatta con il classico lucchetto di Halloween riciclato, che alla fine il ladro ci avrà qualche abilità. Sì, però è anche vero di contro che per esempio con l'avvento di tutti questi siti internet anche a tema prendere un kit da scasso base a un costo relativamente basso lo puoi prendere e poi provare a imparare in realtà, capito? Insomma ci sono vari step, infatti la cosa di dover scassinare il lucchetto veramente, da che c'erano solo poche associazioni che la utilizzavano, ora ce ne sono sempre di più, quindi sta cambiando anche un po' il mondo del gioco di ruolo dal vivo, diciamo, su questo. Siamo tutti un po' più ladri nella vita. Sì, esatto. Bene così. I vagabondi. No, questo tratto di questo argomento qui mi tocca pieno, perché il mio primo personaggio del mio primo live fu un ladro, perché volevo fare un'altra cosa, però era ladro, diciamo, era più semplice da un punto di vista di interpretazione. E io non sapevo fare niente, giustamente, cioè da noi ci sono proprio lucchetti o i grimaldello, devi aprirli. E mi ha fatto, imparerai durante il live. Poi andai in live e dopo il primo giorno il master che doveva seguire Vagabondi si fece male una gamba, andò via. E io sono rimasto con questo personaggio che non è mai morto, però un ladro non sapeva scassinare, infatti poi l'ho abbandonato perché ero un ladro inutile.
i pagabiondi. No, i pagabiondi. Quindi sì, devi un po', appunto, devi un po' spronare a farlo, poi appunto si torna lì. Se alcune devi far finta per un tot di tempo, quindi in realtà non devi far niente, dipende dall'associazione sempre. Ok, quindi va bene, niente, a questo punto faccio direi, boh, mi sembra si possa iniziare ad andare anche in chiusura, visto che comunque è una certa ora. O qualcuno, ti posso fare una domanda io a te? Vai, fammi una domanda te a me, vai. Ma perché hai chiesto che genere era Star Wars secondo loro? Allora, intanto dimmi la tua. È fantascienza, nel senso, per gli stessi motivi che ha detto The Brox, perché cioè, loro le cose le spiegano, non è che dicono c'è la magia, magica, fantasia, cioè è più io ho questo viaggio perché c'è propulsori, è fantascienza, non è fantasia, magia, roba così. Allora, l'ha spiegata molto meglio lui comunque, dimmi. Però su questa domanda dovremmo fare la differenza tra magia e forza. La traduzione da me, io magari voi siete molto più fan di me di Star Wars, però per me la traduzione della forza è l'amore, cioè che c'è quello che di solito nei film è l'amore, in Star Wars è l'amore chiamata la forza. No, no, senti, a me la forza dell'amore è un concetto che mi ha sempre ucciso come scusante narrativa. Però secondo me è proprio quella. Infatti ho paura di toccare un po' troppi nervi ai fan di Star Wars, però. Penso che in un'interpretazione della forza può essere un risvolto mistico, quindi a livello divino, una forza divina che agisce tramite misticismo, quindi che poi si potrebbe aprire il mega capitolone tra magia e misticismo, però mi sa che si apre veramente un... Visto che hanno introdotto la trilogia, dovrebbe essere la nuova trilogia, in realtà è la trilogia intermedia, visto che c'è la nuova trilogia, il Midichlorian e il fatto che la forza in realtà sia un'energia esistente, calcolabile, quindi l'ho sempre associata a forza elettromagnetica universale come un'energia intrinseca dell'universo. Però anche quella, per come funziona, nessuno ha mai detto più di tanto le meccaniche della forza, anche se sono sicuro, se andiamo a cercare su internet, ci saranno dei fisici che avranno fatto delle figlie. No, comunque, fondamentalmente, per rispondere alla domanda di Sgravone, io... lo chiedo perché io invece sono un sostenitore del fatto che, nonostante Star Wars abbia dei forti elementi di fantascientifici, in realtà sia un fantasy, perché fondamentalmente togliamo un attimo, guardiamo la prima trilogia. Nella prima trilogia Star Wars è un fantasy rimesso in altri contesti un po' diversi dal solito fantasy, dal classico fantasy, in un contesto diverso, però è molto fantasy, non spiega niente, non spiega mai perché le astronavi viaggiano alla velocità della luce, non spiega neanche bene cos'è un parsec, per dire, neanche loro sapevano cos'era un parsec. Esatto. Perché hanno dato come unità di misura di tempo invece che di distanza. Esatto. Insomma, ci sono tutta una serie di cose a cui non davano spiegazione. Poi, nella seconda trilogia, qualche spiegazione l'hanno data, ma sembra sia stata quasi più una forzatura che altro, sì, sinceramente. Anzi, non so se c'è persino una dichiarazione di Lucas che dice che hanno inserito determinate definizioni proprio perché, per esempio, per togliere, perché si stavano creando veramente i gruppi di credo della forza, eccetera, eccetera. No, esistono, allora... te l'ho detto, ce la posso anche andare a cercare, ti mando il link. Lo so. Il cedismo esiste ed è una religione molto fattibile, sincero, quasi ci faccio un pensierino. Però una religione si segue per comodità, sennò... no, tra quello e il pastafarianesimo, che è quella veramente comoda. Comunque, ecco, motivi. E tra l'altro questo concetto di fantasy esce fuori un po' nella terza trilogia, che poi possiamo dire sì oppure no, però quello, vabbè, è un altro discorso. E, per esempio, c'è la scena del
del settimo episodio, dove che sono lì in quella taverna in stile fantasy, praticamente in pieno stile fantasy, su un altro pianeta abitato da alieni. È meravigliosa è lì è sì, quella scena pure. Forse quello... c'ha dei rimandi proprio al fantasy, però boh. No, non però in linea generale, cioè, se ci pensi, anche la scena della taverna del primo episodio è molto fantasy da un certo punto di vista. Però vabbè, secondo me qui si va molto sull'idea personale. Non per fare il basta in contrario, è un'ambientazione fantascientifica apposta, perché usa della scienza fantastica che non devi comprendere, devi solo dire perché, non devono spiegarti perché l'astronave vola, tu sai che ci sono dei motori, loro diranno una supercazzola. Perché possono dire anche mega fotonico, che non ha, di scientifico non ha niente, però loro ti dicono è un motore mega fotonico come Megazord, cose così. Non lo sai perché funzionano, ma è fantascienza, tipo le supercazzole di mettere tutto in motore atomico, motore a energia curvatura, solo perché fa figo dire energia curvatura, e poi non devi neanche chi l'ha scritto sapeva che cos'è il motore a curvatura. Mettere i wormhole spaziali e cose del genere, la fisica dietro esiste, però vaglielo a chiedere. Pensa a Interstellar, nei tempi moderni hanno interpellato fisici veri e astrofisici per spiegare determinate scelte registiche e via discorrendo, ma all'epoca era il discorso. Ora permettetemi il campano che è meglio uscire, voglio a mafascina sta astronave, come spiegavo? Mitici che è mega fotonico, funziona lo stesso. Era questa la funzione, non faccio il No, no, ma è vero. Però c'è qualcuno tempo fa ha fatto notare, anzi, persino, e qui si va in sottigliezze di definizioni e categorizzazioni in qualche modo, che io sinceramente da un lato ne sono sempre stato un po' restio a seguire queste categorizzazioni, però è così pur parler, ecco, che disse che la fantascienza, a differenza del fantasy, spiega quello che sta succedendo, spiega il perché, magari te lo può spiegare in modo superficiale, però te lo spiega, mentre un fantasy non te lo spiega. Cioè il fantasy non ti spiega perché il mago lancia le magie, no? In realtà un fantascientifico anche... sì. In realtà con D&D ci hanno costruito un intero manuale che per spiegare la trama e i diversi sistemi di utilizzo, cioè è tutto cosa inventata, però all'improvviso sembra pseudoscienza. No, lo so, poi tutti questi mondi negli anni sono evoluti, si sono anche intrecciati tra di loro, è anche il motivo per cui io rifiuto un pochino la categorizzazione. Infatti, parliamoci chiaramente, cos'è fantasy? In realtà nel fantasy ci rientra una marea di roba, cioè veramente. Sì, ma nel senso, ora chiamiamo Star Wars fantascienza perché le astronavi ce l'abbiamo davvero, tra 100 anni andremo le magie e le palle di fuoco e chiameremo fantascienza anche. È solo questione di tempo. Non fa una piega. Sono d'accordo appieno, perché alla fine il fantasy è il primo nato da cui tutto è derivato. Certo. Penso che il primo distacco dal fantasy al fantasy sia Jules Verne. Ora so che mi darete fuoco, sì, perché lì siamo più su uno steampunk, però è un primo distacco, perché alla fine la tecnologia che spiegava lui era, per l'epoca, per il 1870, se non ricordo male, era il sottomarino, dalla Terra alla Luna, reale, con tecnologie leggermente diverse. Stranamente Verne ingroccò anche quasi il punto esatto dove far partire il suo razzo dalla Terra alla Luna. Nel mondo reale quella è una zona che si usa davvero, per dire, qualche ricerca l'aveva fatta pure lui secondo me, però sarebbe solo un discorso aleatorio. Però secondo me già da Frankenstein anche si comincia a parlare di fantascienza, sulla scienza per rianimare un corpo. Stiamo parlando del 1830 più o meno, con Mary Shelley. Rispetto al fantasy, come abbiamo spiegato, può essere addirittura locato all'inizio dei tempi, tra mitologia, mito e via discorrendo, la fantascienza è qualcosa che esiste sino da 200 anni, 250 anni, esagerando, proprio sì, tirando al limite, considerando anche le armi che all'epoca descrivevano alla fine del Settecento come fantascientifiche, però questo è un discorso molto personale e aleatorio. Scusate. Ok. Ecco.
sono uscito letteralmente dal discorso. No, no, vabbè, ma va bene. Obi-Wan Kenobi, cavaliere Jedi, saggio, esperto e niente. Taglia un braccio a un povero stronzo per far vedere che ce l'ha più grosso. Vabbè, ok. Qui no, stavo leggendo un po' a random i commenti della chat. Beh, io vorrei fare complimenti a Beduino Ruben, che è stato l'unico a ruolare in chat. sì, no, ma lui lo fa spesso, bravissimo, è un ospite della taverna, un quasi fisso della taverna. Ecco, lui non è un power player. No, lui probabilmente alla grande. E nel suo ruolo raccatta sempre delle grandi sbronze in taverna, sì, perché tutte le volte si riaccascia, siede dal suo tavolo preferito e bacia il cosciotto di cinghiale, esatto, quello che si trova durante il live, appunto, no? Ci sono un giorno magari farò una puntata speciale sugli aneddoti dei live, però un giorno in una cambusa si vedrà arrivare un giocatore vestito da mezz'orco con un fagiano vero ucciso così appeso. Va bene, piccola nota. A proposito dei limiti di gioco, se trovi un cinghiale, lo prendi, lo porti a cena. Pregando che il cinghiale non prenda, sì. Certo, infatti era un fagiano, non è che mezz'orco ha preso il fagiano. La sua storia è stata, ero lì e non mi prendeva sonno, ho fatto l'alba. Ero lì, c'era sto fagiano lì vicino che erano in mezzo al sentiero e gli ho tirato un sassino e questo non si spostava. Ho tirato un altro sassino e non si spostava. Allora gli ho tirato un sasso più grosso e non si spostava. Alla fine gli ho tirato un sasso molto grosso e l'ho ammazzato. Oh. È andata così. No, però va bene, questo un piccolo momento, un aneddoto buffo per giusto per smorzare un attimo tutti questi discorsi seri che abbiamo affrontato questa sera. Io, ragazzi, sarei per andare in chiusura se non volete aggiungere altro. Ecco, volete aggiungere altro? Sono a posto. Sgrabone è a posto, direi. Ci siamo, Link? A posto, ok. A posto, sì. Grazie. Grazie Luigi, grazie mille. Grazie mille. Stanno facendo gli applausi. Grazie. Io spero... allora, quindi rifaccio un attimo un excursus degli ospiti, poi... li faccio magicamente sparire e appunto usando un po' dei miei punti mana e dopodiché andiamo in chiusura. Allora, quindi abbiamo avuto con noi The Brox qua su, esatto, come ho detto a inizio live, The Brox ha scritto bel posto davvero, complimenti per la scelta, esatto. E dicevo, The Brox ha scritto un romanzo fantasy, quindi se volete... Perfetto. Quindi se volete andare a dare un'occhiata, poi seguitelo, insomma, followatelo, fa delle live molte, molto interessanti. Si prova. Link for Carbon, qua anche lui ha un canale... su Twitch, parla spesso di cose interessanti. Bel posto davvero, complimenti tipo... per la scelta. Tipo, per esempio, no, sto ridendo perché nel frattempo mi stanno lanciando una marea di vocal effects. Hanno scritto in chat, se eravate in una riserva naturale. sarebbero stati problemi sì. Grossi. Esatto. E... però questo ragazzo, cioè, non ha... Ok, Bardo, ma leggi la chat apposta, Bardo, leggi la chat. Ecco. E sì, leggerò la chat. Voi non potete capire perché, se non sentite l'audio della diretta, stanno lanciando sound effects a diritto, ecco.
adesso. Quindi e, niente, Link ha un canale molto interessante, parla spesso di fantasy, ma parla anche di tante altre cose interessanti, tipo ieri ha fatto una puntata dedicata a Tesla e a tutte le sue, anzi ti chiedo Link, visto che sei qui, qual è la tua programmazione solitamente? Ecco, solitamente lunedì, lunedì, mercoledì e venerdì in orario serale, più o meno da, dipende da, dal lavoro o simili, comunque o dalle 9:30 o dalle 11:30 a, fino a shame. Aggiungo sempre Telegram o sui miei social, però attualmente sono lunedì e venerdì serali e mercoledì prima serata dalle 9. Ok, ok, perfetto. E Sgrabone invece aspettiamo solo che inizi a streamare, giusto? Sì, sì, speriamo presto, speriamo presto. Ci sto provando, speriamo. Diciamo così. Va bene, e poi tra l'altro Daphne vi saluta anche voi ospiti, ciao. Ciao Micio. Ragazzi, io intanto vi toglierei dallo schermo, almeno saluto un attimo tutti e andiamo in chiusura, ok? Vai. Va bene? E va benissimo. Ciao a tutti, grazie. Ci sentiamo, se non andate via subito, ci sentiamo un attimo appena stacco, ok? Ok, va bene. Va bene. Vai, perfetto. Vai. E vi grazie mille essere stati con noi, è stato un piacere. Buona piacere, serata. Ciao, buona serata, io la saluto tutti e magari mandiamo un bel ride. Anzi, se avete qualcuno, anzi, facciamo una cosa, cambiato idea, dai, rimanete qui con noi, non vi levo. è brutto, rimaniamo qui. Giovedì prossimo ci sarà la seconda. Giovedì prossimo ci sarà la seconda puntata di LARP for Dummies e parleremo con alcuni esponenti alcune associazioni di gioco di ruolo dal vivo che ci illustreranno meglio la loro filosofia di gioco, ci illustreranno i loro regolamenti e le loro ambientazioni. Quindi state sintonizzati e... Boh, non so, detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi ringrazio, stasera eravamo un numeretto e io sono stato molto soddisfatto della cosa e quindi vi ringrazio tanto. Avete qualcuno da consigliare, ospiti di stasera da raidare oppure faccio io? Io non ho nessuno. Avrei consigliato Sesse Droghe D&D ma non è più in live. Okay. In tematica. Ok, allora sì. Per rimanere in tematica non saprei, però nel caso c'è Patanux che sta streamando, che è molto simpatico, ve lo consiglio molto. Ok. Anche un musicista, nel caso interessasse, ve lo consiglio. Ah, a proposito di musicista, mi hai fatto venire in mente di dire una cosa importante. Poi noi ci rivedremo sabato sera con la Taverna di Pieraldo dall'8 di sera fino a... probabilmente le 2 di notte faremo musica, parleremo e il tutto come se fossimo in una taverna fantasy con tutta l'atmosfera adatta. Ecco, questo è importante da dire. Faccio un po' di autopromozione, scusatemi, l'ho fatta finora a voi e me la faccio anche metti e anche il tuo canale ne ha diritto. esatto. Allora vediamo un po'. No, ho sbagliato, ho fatto una cosa che non dovevo fare. Ora avrò bisogno dei miei tempi per fare questo ride perché ho il PC sovraccarichissimo in questo momento e quindi ragazzi aspettate con calma, facciamo anche il ride. Ecco. Ecco, ok, ce la stiamo facendo, piano piano,
Allora. Arriviamo, eh. Vediamo un po' chi c'è, se c'è qualcuno. Andiamo a trovare sto Patanux, dai. Hai detto come si scrive Patanux? Patanux. Con la X finale, giusto? Sì. Ok. Però... No, non era scritto. Adesso sta per partire, allora... Facciamo un altro modo, ragazzi. Scusatemi, scusate tutti, ma stasera è così. Ci riuscirò. Che pathos. Dice che pathos. Sacco matto. A proposito, sacco matto, grazie per il follower prima. Ciao sciacco. Sciacco. Sì. Sciacco matto, grazie mille per il follow. Patux ha una P maiuscola, tipo? Sì, e anche la N maiuscola. E anche la N, ok. Almeno faccio così, almeno ottimizziamo. Bel posto davvero! Vero. Complimenti per la scelta! Ce la stiamo facendo. Eccoci. È partito. Ok, perfetto. Ragazzi, io intanto inizio a salutare per davvero a questo giro. E quindi auguro a tutti buona serata. Ringrazio ancora una volta gli ospiti di essere stati qui con noi. E grazie a te. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, buonasera.